Simona Rossi, lavoro con Emiliano Tello all'interno del Parlamento Europeo come assistente locale, come diceva la sua Paola. Assistente locale significa che noi assistiamo i vari parlamentari nelle loro funzioni che vengono svolte in Italia. Solitamente gli assistenti sono di due tipi, abbiamo gli assistenti che lavorano a Bruxelles o a Strasburgo e quelli che appunto lavorano in Italia e che si occupano un po' della gestione della comunicazione, delle relazioni che i parlamentari hanno in ambito nazionale. Io certamente mi occupo della comunicazione, sono una giornalista e lavoro all'interno dell'ufficio stampa. Il Parlamento europeo devo dire che è un lavoro abbastanza impegnativo ma anche molto molto divertente. Questo perché ti permette innanzitutto di relazionarti con ben 28 paesi membri, quindi con 28 culture diverse, nonostante tutto si facciano parte dello stesso Unione. Qui è un'esperienza che io sto condividendo, sono 4 anni che lavoro, quindi che faccio parte di questo gruppo, devo dire mi trovo veramente a mio agio perché mi permette, nonostante la mia giovane età, tra virgolette, ho 30 anni, mi permette comunque di maturare anche nuove conoscenze che in futuro avranno un ruolo fondamentale anche per il mio lavoro come giornalista. Allora, noi oggi con Emiliano abbiamo preparato due importanti lezioni. Una andrà a presentare quella che è la Commissione europea, che ha un ruolo fondamentale all'interno delle istituzioni nazionali dell'Unione, e il Parlamento europeo, che poi naturalmente ci spiegherà meglio Emiliano. Allora, io vi avevo preparato un video che purtroppo però per via della connessione non funziona, non importa. Evitiamo un po' di... se mi dispiace mi accomodo. Così, evito di utilizzare il microfono perché magari riusciamo a parlarci bene così. Allora, volevo introdurre un po' la questione della Commissione facendo un po' una riflessione insieme a voi su quelle che realmente è l'Unione Europea. Noi oggi parliamo moltissimo di Europa, però lo guardiamo attraverso la... Allora, si parla moltissimo di Europa, però qual è il messaggio che la maggior parte dei mezzi di comunicazione si trasmettono dell'Unione Europea? È un messaggio strettamente negativo, cioè noi perché oggi parliamo di Europa? Perché l'Europa, secondo l'opinione pubblica, non è stata capace di gestire la questione degli immigrati, non è capace, è una sorta di grande contenitore di soldi che vengono distribuiti ai governi e ai governi nazionali, non riescono a gestirli. E poi perché la consideriamo come una lettera alla causa della sinistra economica? Bene, l'Unione Europea non è proprio questo, l'Unione Europea è qualcosa di strettamente molto molto importante. Perché? Perché il suo ruolo, che poi è quello di andare a legiferare, influenza moltissimo quello che è la politica degli Stati membri. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui la Commissione Europea decide di legiferare su un determinato settore, che potrebbe essere il settore agricolo, il settore industriale, in quel caso le leggi che vengono stabilite dalla Commissione, che vengono proposte dalla Commissione, approvate poi dal Parlamento europeo, diventano delle vere e proprie direttive che gli Stati membri devono applicare. Nel momento in cui non si applica una direttiva, è, lo sapete meglio di me, che arriva la sanzione da parte dell'Unione europea per uno Stato. Cos'è una sanzione? Una sanzione è a livello pecuniario, che quindi sono dei soldi che i cittadini stessi pagano. Allora, io vi chiedo scusa un po' per l'emozione, perché solitamente io sto dalla vostra parte, oggi invece mi trovo da questa. Quindi insomma, cercate un po' di comprendere la situazione. Allora, la Commissione europea, la cosa più importante da dire è che la Commissione è costituita da ben 28 membri. 28 membri significa che ce n'è uno per ogni Stato. Noi sappiamo che l'Unione europea è diventata di uno Stato con l'entrata della Croazia, quindi sono 28 membri. E ognuno di questi membri gli viene affidato un settore particolare. Ora io non vi faccio l'elenco di tutti i settori di cui si occupa l'Europa, però sono tanti. Parliamo dai trasporti, dall'agricoltura, dalla salute, insomma sono diversi settori. Ogni membro di questa commissione, chiamato anche commissario, è responsabile di un determinato settore. A capo di tutti questi 28 membri c'è il cosiddetto presidente della commissione, attualmente è Manuel Barroso. Il presidente della commissione, in realtà su questa cosa bisogna capirci, il Presidente della Commissione non è un Presidente che è lì e fa il ruolo di Presidente, ma è una vera e propria autorità che gestisce completamente tutta quella che è la politica della Commissione, decide chi sono i commissari, decide quale settore deve essere affidato a ogni singolo commissario e anche il potere di revoca, cioè può decidere quando un commissario deve andare via. Quindi in realtà è una vera e propria autorità della Commissione, è un vero e proprio presidente nel vero senso della parola stessa.
All'interno della Commissione la maggior parte del lavoro viene fatto dalle cosiddette direzioni generali. Le direzioni generali sono delle vere e proprie, io le chiamerei segreterie, nel senso che naturalmente ogni... Sì, ogni direzione generale è No, perché la mia opinione è un po' paralelogica, proprio l'ho detto già all'inizio, ho fatto la premessa del... Ok, allora, queste direzioni generali quindi sono delle vere e proprie segreterie che hanno un ruolo fondamentale, che è quello di coordinare l'attività di ogni parlamentare, in questo caso di ogni commissario, cioè ci tengo ben a precisare, il parlamentare in realtà è prima un parlamentare ma poi è un commissario. Quindi queste direzioni generali svolgono, praticamente gestiscono tutta l'agenda del commissario a partire da quella che è la loro attività, cioè il loro ruolo di precursori di una legge, ma anche nella loro gestione quotidiana. Cioè in parole povere, tutta la commissione nasce e funziona bene perché ci sono queste direzioni generali, dove all'interno operano funzionari che possono essere traduttori, segretari, cioè quindi un bel personale. Tenete conto che all'interno della commissione lavorano 33.000 persone, quindi sono 33.000 persone, naturalmente non tutte a Bruxelles, dove è la sede della commissione, ma tra Strasburgo e tra tutte le varie direzioni che sono sparse all'interno dei paesi membri. Ruolo fondamentale, come dicevo, è quello del presidente, quindi non è un ruolo di poco, è un ruolo molto molto importante. Tutta la procedura dell'elezione del presidente è tutta gestita dal trattato di Maastricht. Noi lo chiamiamo trattato di Maastricht, ma in realtà il vero nome è il trattato sull'Unione Europea. Come avviene la scelta del presidente? Allora, ci sono due cose molto importanti da dire. La prima è che c'è stata una vera e propria modifica negli anni, e soprattutto la modifica arriva adesso nel 2009. Allora, all'inizio, secondo il trattato di Maastricht, il presidente viene scelto dal Consiglio Europeo. Ma il trattato di Maastricht dice una cosa importante, che il Consiglio Europeo, prima di nominare un presidente, di scegliere un presidente della Commissione, deve consultare il Parlamento Europeo. Cosa che però, ahimè, non avveniva. Cioè, negli anni prima del 2009, in realtà il Consiglio Europeo faceva un po' all'interno delle camere chiuse del Consiglio e si decideva chi era il Presidente. Quindi una cosa che andava un po', era una scelta molto personale, nel senso che a volte si alternavano, chi potevano essere grandi stati, chi piccoli stati, chi Presidenti di destra, chi Presidenti di sinistra. Con il 2009 invece il Trattato di Lisbona è molto chiaro, dice il Consiglio deve assolutamente tener conto di quello che è il risultato delle elezioni europee. Quindi se la maggioranza del Parlamento è una maggioranza di destra, in questo caso il Presidente della Commissione deve essere un Presidente che rappresenta il partito di destra. Se è un Presidente di sinistra, il Parlamento ha una maggioranza di sinistra, il Presidente deve essere di sinistra. Quindi non può essere più che è una scelta così a monte del Consiglio Europeo, ma diventa una scelta del Parlamento Europeo. In questo caso voi ben sapete che il Parlamento Europeo sono cittadini che lo scelgono. Quindi ecco che, in parole povere, la scelta del commissario, del presidente della commissione diventa una scelta dei cittadini. Quest'anno la novità alle prossime elezioni del 2014 qual è? È che i vari partiti hanno già presentato le future presidenze delle commissioni. Faccio un esempio su tutti, prima parlo di destra, ora parlo di sinistra. Il Partito Socialista Italiano ha deciso di candidare Martin Schulz. Significa che se alle prossime elezioni europee il Partito Socialista che poi racchiude tutte le sinistre europee avrà la meglio, otterrà la maggioranza, Martin Schulz in automatico sarà accettato dal Consiglio Europeo come Presidente della Commissione e andrà direttamente a presiedere la Commissione. Quindi non sarà più il Consiglio non può decidere un altro nome. In automatico i cittadini hanno scelto quella maggioranza ha scelto quel candidato Presidente. La Commissione Europea ha delle attività molto importanti, ce ne sono due che secondo il mio punto di vista sono le più importanti nel vero senso della parola. È la proposizione degli atti legislativi, come dicevo prima, la Commissione fa un po' quello che è il ruolo fondamentale dell'Unione Europea, è quello che va a legiferare quelle che sono le politiche dell'Unione. Politiche dell'Unione
vediamo bene, non significa che va a fare una, va a decidere una nuova legge, una nuova normativa che andrà a influenzare un unico Stato, ma influenzerà ben 28 Stati. Quindi significa che la scelta, nel momento in cui si decide per una, realizzare un atto legislativo, si decide sulla base del cosiddetto bene dell'Unione. Quindi, vi faccio un esempio su tutti. Prendiamo l'Italia. L'Italia è un paese a livello al settore agricolo, è un paese, scusate, il settore alimentare, è un paese che si occupa della produzione di vino. La Francia si occupa della produzione di formaggi, la Germania produzione di birra. Facciamo delle ipotesi. Nel momento in cui l'Unione Europea decide di andare a proporre una nuova normativa che va a regolare il settore agroalimentare, non andrà a tutelare l'interesse dell'Italia, né quello della Germania, né quello della Francia, ma andrà a tutelare tutti e tre gli interessi, così per tutti i 28 Stati membri. Quindi capite bene che quando l'Unione, la Commissione Europea, decide di legiferare per tutti e 28 gli Stati. Quindi, insomma, è un lavoro abbastanza complicato. Tanto è vero che l'Unione Europea, la Commissione Europea, nel momento in cui va a proporre una nuova normativa, ci vuole comunque tanto tempo, perché va a relazionarsi con quelli che sono tutti gli Stati membri, quindi i presidenti, in questo caso i ministri che si occupano di quel determinato settore, con le organizzazioni, con i cittadini, con le organizzazioni di categoria. Se sempre il settore, faccio sempre l'esempio del settore alimentare. Va, per se deve fare una legge che deve andare a tutelare quello che è il settore agroalimentare dell'Unione Europea, va ad interagire con tutte le organizzazioni dei 28 Stati membri che si occupano di quel determinato settore. Quindi immaginate la difficoltà, ma anche comunque un grande lavoro che c'è dietro al lavoro della Commissione Europea e quindi delle direzioni generali. Ecco perché tutto quel personale, uno si chiede ma qual è la motivazione che c'è tanto personale dentro queste grandi istituzioni europee? C'è perché comunque il lavoro che viene fatto dentro è un lavoro che non interessa un unico Stato, gli interessa ben 28, quindi bisogna andare a conoscere realmente quali sono le priorità dei 28 Stati. Un altro ruolo importante della Commissione è quella della predisporre il bilancio dell'Unione Europea. Se oggi magari avete posto attenzione a quelli che sono i giornali, c'è stata una cosa importante, oggi è stato definito l'accordo tra il Parlamento Europeo e la Commissione Europea su quello che è il bilancio, che andrà a definire tutti i soldi, i fondi disponibili per dal 2014 al 2020. Quindi cosa significa? Che nel momento in cui la Commissione predispone il bilancio, predispone tutti quei fondi che dovranno essere distribuiti tra i 28 Stati membri e che poi andranno realmente ad incidere sulle politiche dei governi nazionali. Nel momento in cui, faccio l'esempio dell'Erasmus, nel momento in cui la Commissione Europea decide che per l'Erasmus ci sono pochissimi fondi a disposizione, questo andrà a influenzare la politica dei nostri governi. Significa che i nostri governi andranno a dare al progetto Erasmus pochissimi fondi, sono gli unici che mette a disposizione l'Unione Europea. Quindi sarà un discapito per gli studenti italiani, studenti della Germania, studenti francesi. Quindi è molto importante questa fase di predisposizione del bilancio, perché a seconda della situazione che si viene a realizzare, la Commissione decide su quali settori spingere più fondi e su quali settori comunque dover tagliare. E ahimè, devo dire che è stato favorito fortunatamente il progetto degli immigrati, quindi il progetto Frontex, però con di qualche riduzione su quello che è il progetto della formazione e dell'occupazione giovanile soprattutto. Poi, quelli che io dicevo, i cosiddetti ruoli un po' più marginali, ma che comunque per carità sono sempre ruoli importanti della Commissione, sono appunto la vigilanza del diritto dell'Unione Europea e la rappresentanza dell'Unione Europea a livello internazionale. Allora, il diritto dell'Unione Europea è quello che vi dicevo prima, significa che nel momento in cui il Parlamento ha deciso che una direttiva è entrata in vigore, tutti gli Stati devono rispettarla. Nel momento in cui uno Stato, per qualsiasi motivo, non rispetta quella direttiva del Parlamento Europeo, ecco che la Commissione interviene e comunque dà proprio l'obbligo allo Stato di allinearsi alla direttiva, altrimenti comunque procede con un'infrazione. Noi purtroppo l'Italia è stata due volte
è stata sì, impazionata per via delle discariche. Quindi cioè, la direttiva dell'Unione Europea aveva stabilito che non dovevano esserci più le discariche, invece in Italia ci sono quelle di Managrotta, che comunque fortunatamente ha avuto un esito, cioè è stata chiusa, e quelle della Campania. Per questo motivo, quindi non ci siamo applicati alla direttiva del Parlamento Europeo, e allora l'Italia è stata sanzionata. Sanzioni che, torno a ripetere, paghiamo caro, perché li pagano i cittadini, non li paga mai il governo italiano, se non che siamo noi, insomma. Quindi questo è un aspetto molto importante. Allora, proporre atti legislativi, questa è una fase abbastanza delicata e avviene attraverso un meccanismo un po' non così complesso come avviene all'interno del Parlamento, è molto più semplificato. Io ve l'ho semplificato attraverso, so, questa slide un po' così difficile da seguire, ma ve la spiego un po' bene io cosa significa. Allora, nel momento in cui, faccio un esempio sul settore dell'ambiente, in Europa, l'Unione Europea, la Commissione Europea, parliamo bene, la Commissione Europea decide che bisogna legiferare in ambito del settore, sul settore dell'ambiente, bisogna andare a tutelare tutti quelli che sono i fiumi dell'Unione Europea. Quindi in questo caso il settore che andiamo a discutere è un settore dell'ambiente, settore ambientale, ambiente. Quindi c'è un commissario che si occupa di questo settore, al quale viene dato l'incarico di predisporre una proposta legislativa che poi dovrà fare una sorta di procedura per poi diventare vera e propria legge. Allora, nel momento in cui al commissario viene affidato questo incarico, il commissario, prima cosa che fa, quindi la sua direzione generale, si interloquisce con tutte le categorie, interloquisce con i cittadini, interloquisce con le associazioni, interloquisce con i vari sindacati anche che si occupano di determinate, quindi fa un vero e proprio lavorone che può durare anche diversi mesi, e fa in modo che praticamente venga proposta una sorta di bozza. Questa bozza deve essere discussa prima di tutto con le altre commissioni competenti, perché anche se il ruolo di presentare questa proposta è affidato al settore, al ministro, al commissario che si occupa dell'ambiente, ci sono altre commissioni che comunque vanno ad interferire con l'ambiente, che può essere per esempio il settore della pesca, il settore del... Quindi in quel caso vengono interrogate anche queste altre commissioni per avere comunque degli spunti. Tutte queste bozze passano al vaglio della cosiddetta del servizio giuridico. Il servizio giuridico non è altro che una sorta di resoconto generale che si deve ha come obiettivo principale quello di andare a verificare se questa nuova normativa che si sta mettendo in piedi va a ledere contro gli altri diritti, quindi una sorta di controllore e a tutela di comunque delle altre normative dell'Unione. Dopo che ha ottenuto anche l'ok da parte del servizio giuridico, allora viene inserita e deve essere discussa in commissione. Quindi viene messa nell'ordine del giorno della commissione, che solitamente è tutti i mercoledì a Bruxelles, che riunisce la commissione e discute le varie proposte. Quindi ci sono diverse, sono sempre tante proposte, non è mai una. La commissione ha due possibilità. Allora, nel momento in cui sono tutti e 28 i commissari d'accordo su questa nuova bozza, quindi sono d'accordo sulla proposta che è stata fatta dal ministro del Tesoro e dal commissario dell'ambiente, allora ok, la bozza diventa una sorta di, non so neanche come definirla, comunque non è ancora una normativa, ma è una proposta che passa al vaglio del Consiglio Europeo e del Parlamento Europeo. Solo dopo che, come vi spiegherà Emiliano, sarà approvata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, allora possiamo chiamarla vera e propria norma che va a regolare comunque l'attività degli altri Stati. Quando è in Commissione parliamo ancora di una sorta di bozza, ok? Nel caso in cui invece ci sono dei commissari, basta anche due o tre o quattro commissari che non sono d'accordo su questa nuova bozza, allora in quel caso il Presidente della Commissione manda al voto. Quindi una volta che è stato deciso che va votata questa nuova proposta di legge, allora in quel caso basterà una maggioranza qualificata per dare l'ok, quindi per procedere al passaggio al Consiglio al Consiglio e al Parlamento.
Torniamo a parlare di quello che è il bilancio. Perché il bilancio è importante dell'Unione Europea? Allora, per fare il bilancio l'Unione Europea ha solitamente ogni anno a disposizione una serie di fondi. Fondi che, come ben sapete, un po' come succede nei governi nazionali, ogni anno comunque vengono dimezzati perché comunque vengono molto utilizzati dagli stati membri, a volte non vengono utilizzati, quindi qualcosa torna indietro nelle tasche dell'Europa, a volte invece naturalmente, anzi io direi fortunatamente, viene utilizzato dai governi nazionali, quindi naturalmente è sempre un credito che va man mano a diminuire. Soprattutto oggi che siamo di fronte comunque a una vera e propria crisi, dove anche l'Europa insomma stringe comunque la propria cinta, in quel caso i fondi che sono a disposizione dell'Europa vengono gestiti dalla Commissione, cioè la Commissione distribuisce su tutti i settori di cui è competente, distribuisce comunque una quantità di fondi. Ed è normale pensare che ci sono delle priorità, quindi dei settori che hanno maggior disponibilità di fondi, a differenza di altri che magari hanno fondi dimezzati. Naturalmente il bilancio dell'Unione Europea, della Commissione Europea, non è un bilancio che va così, va a sé, cioè nel senso che viene controllato fermamente da quella che è la Corte dei Conti Europea e poi naturalmente per avere valenza deve essere discusso dal Parlamento e dal Consiglio. Perché oggi dicevo che la notizia importante è che il Consiglio e il Parlamento sembra che si siano accordati su quello che è il bilancio dell'Unione che presenta comunque, che va dal 2014 al 2020, perché solitamente non avviene che il Parlamento e il Consiglio si accordino, perché il bilancio della Commissione è sempre un bilancio che per il Parlamento è troppo limitato, troppo ristretto, quindi in quel caso il Parlamento dovrebbe elargire maggiori fondi, ma la Commissione tende sempre un po' a elargirne di meno, perché preferisce conservarli e poi reinvestirli per gli anni futuri. Quindi il Parlamento a volte insomma è una diatriba che va avanti per lungo tempo, invece fortunatamente quest'anno per il 2014-2020 abbiamo avuto proprio un accordo che è arrivato in tempi stretti e quindi può veramente avere un'efficacia. Come dicevo, l'importanza del bilancio dell'Unione Europea è che su quello che decide la Commissione poi avrà delle forti ripercussioni sugli stati, su quello che è la politica degli stati nazionali. Cioè, noi oggi viviamo in una situazione in cui i nostri governi non hanno soldi, quelli che ci sono quelli che mette a disposizione l'Unione Europea. O sappiamo sfruttare questi soldi o altrimenti rischiamo davvero di non poter crescere né a livello economico, né sociale, né culturale. È quello che si è verificato purtroppo in Italia in questi anni. L'Italia non ha saputo utilizzare i fondi che l'Unione Europea ha messo a disposizione. Qual è il risultato? Il risultato, faccio un esempio classico sulla formazione. In Germania sono stati utilizzati tutti i fondi messi a disposizione per la formazione, la Germania su quel settore ha investito e ha dato risultati. Noi li abbiamo persi, quindi quei fondi sono tornati indietro alla Commissione Europea e noi non abbiamo speso un euro per la formazione e il risultato è che quello che è, insomma. Quindi ecco perché è importante un po' questo il sapere utilizzare i fondi che l'Europa mette a disposizione. Poi un altro ruolo importante, scusate, mi sono andata forse avanti, c'era. Ok. Il diritto dell'Unione Europea. Allora, questo è in realtà è un ruolo un po' marginale della Commissione, che è quello di andare a vedere un po' cosa fanno realmente gli Stati membri su quello che è l'attività, su come applicano un po' quello che è il diritto dell'Unione Europea. L'esempio l'abbiamo già fatto, è quello delle discariche. E nel momento in cui uno Stato membro non si adegua a quello che è il diritto dell'Unione, cioè non applica le direttive, in quel caso può essere sanzionato. Capita a volte che la Commissione può anche intervenire nel momento in cui si vanno a ledere quelli che sono alcuni diritti, che non sono i diritti dell'Unione Europea, non è soltanto il diritto che va a regolare i settori, quindi agricolo, industriale, ma è anche i diritti fondamentali. Cioè nel momento che uno Stato va a violare quelli che sono i diritti fondamentali, che sono appunto il diritto per esempio alla libertà o il diritto, questo, in quel caso l'Unione Europea può intervenire. Faccio un esempio, su che cosa fra poco interverrà la Commissione Europea? La Commissione Europea interverrà
sulla nostra delicatissima situazione delle carceri italiane. Allora, noi con quella situazione che viviamo stiamo ledendo un diritto, che è il diritto naturalmente a quello di vivere in maniera dignitosa per queste persone che sono all'interno di queste carceri. In questo caso l'Unione Europea, anche se non c'è una normativa che regola il funzionamento di queste, cioè il funzionamento più che altro, cioè il numero di persone che devono esserci all'interno di queste celle, la Commissione Europea può intervenire perché comunque si sta ledendo uno di quei diritti fondamentali. Quindi in questo caso può anche sanzionare il nostro Paese per un diritto che non è riconosciuto come diritto europeo, ma è un diritto comunque a livello, un diritto umano, insomma, a di sopra dell'Europa stessa. Ultimo, ma non meno importante ruolo, è quello della rappresentanza a livello internazionale. Allora, c'è il rappresentante vero e proprio, è il cosiddetto alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Questo commissario in realtà non è l'unico commissario che non viene nominato e scelto dal Presidente della Commissione, perché questo viene scelto dal Consiglio d'Europa, che il Consiglio d'Europa, è importante saper distinguere, è una cosa diversa dal Consiglio Europeo, poi Emiliano ci spiegherà bene, insomma, queste due cose. Quindi è l'unico membro che non viene mai scelto dal Presidente. Tutti gli altri membri della Commissione sono tutti quanti scelti invece dal Presidente stesso. L'altro rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si occupa un po' di... è la voce portante dei 28 Stati membri. Nel momento in cui si devono risolvere delle controversie con altri paesi, è questa figura che rappresenta un po' la voce stessa dell'Unione. Naturalmente anche un ruolo importante è quello di rappresentanza, e questo è un po', io lo trovo un po' proprio il margine del ruolo dell'altro rappresentante, cioè i momenti in cui bisogna rappresentare l'Europa, ma rappresentarlo nel senso figurativo, non nel senso in questo caso va sempre, non va né il Presidente della Commissione né il Presidente del Parlamento Europeo, ma va l'altro rappresentante dell'Unione per la politica e per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Allora, io per quanto riguarda un po' la Commissione, spero di avervi dato un po' quelle che sono le pillole della Commissione stessa, e credo che sia importante un po' avere queste piccole idee di cosa può essere realmente la Commissione, perché credo che sia uno dei pochi modi per avere un'idea del funzionamento dell'Europa e delle istituzioni europee che poi ci permette realmente di essere cittadini europei. Noi oggi diciamo sì, siamo cittadini europei, però poi se andiamo realmente a chiedere ma che cos'è per noi l'Europa, ci viene risposto per noi l'Europa è qualcosa di lontano. Bene, io spero che comunque sia questa serata di questa sera, ma che anche nel corso di questo corso dove si parla di Europa, vi rimanga almeno la curiosità di andare a verificare realmente che cosa si svolge, che cosa viene fatto all'interno di queste istituzioni, proprio perché sono la base portante che poi ci permettono di dire io sono cittadino europeo, perché l'Europa davvero non è così distante. Noi vi facciamo proprio l'esempio classico, io, Emiliano e altri ragazzi che lavoriamo all'interno di queste istituzioni, dove realmente ci rendiamo conto che questa Europa non è, a parte che è veramente vicino a noi, ma noi siamo l'Europa stessa, cioè noi siamo cittadini europei perché conosciamo quello che fa l'Europa, perché ci rendiamo conto soprattutto che comunque chi è là, i parlamentari, chi lavora all'interno del Parlamento Europeo, in realtà veramente lavora per 28 Stati membri, non lavora per un unico paese, non lavora per un unico obiettivo, lavora per un obiettivo comune che è quello di creare gli Stati Uniti d'Europa, e quindi una vera e propria potenza, ma non a livello militare, per carità, ma proprio la potenza economica, sociale e culturale. Cioè noi abbiamo finito proprio andare a toccare quelli che sono poi gli animi di ogni cittadino che dice io non sono un cittadino italiano, io sono un cittadino europeo, così come lo diranno i francesi, così come lo diranno i tedeschi. Insomma, credo, ecco, io quello che vorrei trasmettere oggi è proprio questa, un po' questa curiosità per questa commissione, ma che è anche per il Parlamento, ma poi per tutta l'Europa, perché poi dentro l'Europa ci sono anche tante altre attività che vengono svolte. Questo è quanto, insomma. Avete delle domande? Lavorare al Parlamento Europeo. Allora, per lavorare in Parlamento Europeo. Sì, allora, ci sono dei bandi che vengono fatti
ogni inizio legislatura, quindi a partire dal prossimo maggio verranno fatti dei bandi sia per lavorare all'interno del Parlamento europeo che per lavorare all'interno della Commissione europea. Sono dei bandi dove naturalmente qualsiasi cittadino dell'Unione può partecipare, naturalmente può partecipare nella propria lingua, quindi ci sono dei bandi proprio per in italiano. E è normale che poi la seconda lingua è sempre, ma questo in qualsiasi bando ormai oggi facciamo, può essere tranquillamente, insomma, viene svolto anche in seconda lingua. E solitamente prevedono una prova scritta e una prova orale. Poi, una volta che si è entrati, quindi si è vinto questo bando, possono essere fatti anche dei concorsi interni che man mano ti permettono di fare tutta una serie di tutte le esperienze all'interno delle istituzioni europee fino ad arrivare proprio alle direzioni generali. Ecco. Qual è la laurea? Solitamente è richiesto un diploma superiore, sì. Non proprio laurea, un diploma superiore, ma neanche un diploma in generale, sì. Cambio? Esce Rocchi, entra Fadello. Allora, buonasera a tutti, ci siamo già conosciuti e penso che c'eravamo dentro tutti, insomma, alla prima lezione, quindi senza che vi racconto chi so che faccio, sennò poi diventate violenti, lo so, quindi evito. Allora, noi ci siamo conosciuti parlando un po' all'inizio dell'Europa, la storia, tutto il percorso che avevamo fatto fino ad arrivare a questo. Oggi avete visto il dramma, che poi entrare nei percorsi che diceva Rocchi, legislativi, tutte le fasi amministrative, vedremo, non è facile, diceva come si fa a lavorare, noi ci lavoriamo, poi ci pensavo tutti questi giorni, cercare di dire che cos'è il Parlamento europeo ci lavori è di una difficoltà incredibile. Come dire, sono un uomo, spiega che cos'è l'uomo. Cioè, è una difficoltà, non è facile. E soprattutto quando poi si deve cercare di raccontare tutti questi anni di costruzione dell'Europa in 30 minuti. Io di solito non ci riesco neanche in 4 ore, figuriamoci così poco tempo. A me tocca il Parlamento europeo. La prima volta che ci siamo visti, non so se vi ricordavate, provai a farvi sentire un video, ci riprovo anche oggi perché io sono sempre fiducioso. Com'è che devo fare qui? Dico, questo? Dico, sì? Proviamo, no? Iniziare. Abbiamo fatto un passo avanti. Sta qua sotto, stavolta siamo troppo forti, capiamo. Sono emozionato, ci riesco dopo 4 giorni. Votare, bello. Allora, a me piace questo video, è entusiasmante, dice, è quella sintesi, no?
che è utile, insomma, per dire tanto e per dire quello che dovremo fare i prossimi mesi. Perché sapete che cosa si fa il prossimo anno? Si vota. Si vota. E quindi noi dobbiamo andare a votare convinti, perché questo non è il Parlamento europeo, questo è il nostro Parlamento europeo, perché la Commissione è sempre nostra, però non è che ci abbiamo poi tanto modo di poter incidere, decidere o parlare con qualcuno che possa effettivamente portare le nostre realtà, combattere, fare in modo che ci sia qualcuno che prenda le nostre arrabbiature, le nostre voglie di cambiare, le nostre anche commemorazioni. Dico questo perché oggi ho sentito una cosa su, oggi la commemorazione di Nassiriya, e sapete, 10 anni fa, insomma, un tragico attentato, e c'è qualcuno che in Parlamento italiano ha sfruttato l'occasione per cercare di dire che purtroppo bisogna ricordare anche il terrorista che andò a far saltare in aria la caserma. Ora io non voglio prendere parte da una parte o l'altra, dico solo che forse la politica e le istituzioni sono qualcosa di più importante, non bisogna cercare di trovare ogni volta l'occasione per far parlare di sé, perché è questo, eh. Poi le guerre purtroppo ci sono sempre i vinti, i vincitori, però insomma le commemorazioni andrebbero raccontate per fare in modo che certi avvenimenti non andrebbero più, mai più visti. E dico di questa commemorazione come dico quella del qualche giorno fa che c'era a Bruxelles la festa per i paesi che aderivano al Commonwealth, cioè i vincitori della guerra. Quindi questi sono appuntamenti che comunque ci portano sempre a rivivere quel percorso storico che abbiamo affrontato i primi giorni. Sono tornato da Bruxelles da ieri, mi sono portato Stefano, è stato uno di loro, uno di quelli che ha visitato il Parlamento, gli ho fatto da cicerone per Bruxelles, no, diciamo la verità, non solo il Parlamento europeo, però vabbè, questo poi questo ne parliamo magari dopo. Davvero, Stefano è bravissimo su questo, bisogna dire. Però c'era la cioccolata, quindi si è sbizzato. Quindi Bruxelles offre tante cose, però ci siamo concentrati su quel giorno, sulla visita di ieri in Parlamento europeo. E quello che faceva Simona prima, quello che provo a fare io adesso e quello che ho fatto qualche giorno fa a Bruxelles è quello proprio di cercare di trasmettervi l'importanza dell'Unione Europea. Noi ci lavoriamo e cercare di farvi capire quanto è prezioso, e che tra l'altro non è che per noi è prezioso perché ci lavoriamo, noi a maggio siamo disoccupati, quindi se poi il nostro sarà rieletto ci ritorneremo, oppure con un altro parlamentare, quindi non è questo, ma è quanto proprio abbiamo capito durante questi anni quanto queste istituzioni effettivamente sono centrali, lo erano per chi le ha sognate, le ha pensate, Spinetti, Schumann, Spack e via dicendo, e che noi oggi, fortunati perché in tempo di pace, dobbiamo cercare in tutti i modi di continuare quel percorso. Non possiamo tornare indietro, è sbagliatissimo, quando sei lì si respira quell'aria di unione, di stare insieme, qui questo stiamo insieme, ragioniamo insieme, voi state sempre zitti da quella parte, no, a me mi mette in angoscia sta cosa, però è chiaro perché se parliamo ci parliamo sopra non funziona. Però l'idea è quella di cercare poi di condividere, no? L'Europa dove è così, magari io dico delle cose sbagliate, si può cercare di modificare, si può cercare, insomma, è insieme. E l'Europa sinteticamente non è altro che insieme, cercare di evitare tutto quello che è accaduto. Come vedete io poi parto, no? E comincio a parlare, poi quello che vi devo dire effettivamente non lo dico mai. Allora, cerco di recuperare. Allora, i principali organismi dell'Unione Europea, ho perso la prima parte e magari l'avrà già detto Simona, ma vado molto velocemente, ribadisco, io non sono docente, non ve la metto sul livello insomma da testo, perché credo che ci avete tutte le possibilità per recuperare tutte le informazioni possibili sui testi di scuola, dell'università, sui siti, lo vedremo alla fine. Quindi su quello che vi ho lasciato, non so se qualcuno l'ha sfogliato oppure sarà già dentro la stufa, però sicuramente io poi ve lo ridò perché insisto, e quindi ci avete la possibilità di portarvi, di trovare maggiori informazioni rispetto a quello che vi dico io. Il Consiglio europeo, il Consiglio dei Ministri, la Commissione europea, Corte di Giustizia e il Parlamento europeo. Queste sono la rete delle istituzioni che tengono in piedi questa fantastica rete che si sono inventati i nostri padri visionari e che hanno fino ad oggi resistito ad ogni tipo di problema che abbiamo già visto, come la Costituzione europea che ha fallito. Ma abbiamo recuperato quel trattato di giustizia, lo ricordavate questo.
Le leggi europee, il Parlamento europeo lavorano e legiferano per i cittadini europei e spesso neanche ne siamo consapevoli. E questo ce l'avevamo già accorti l'altra volta. Infatti, ma chi è che legifera? Chi sono questi eurodeputati? Che fanno? Qual è la differenza tra Strasburgo e Bruxelles? Qual è la sede ufficiale del Parlamento europeo? Strasburgo, che però la linea è a Bruxelles perché sono tutti lì i parlamentari ed è un po' quella stortura che nasce dal, no, dai trattati iniziali, insomma, sapete come si fa per tirare la buona, bisogna far contenti tutti, alla fine della guerra non litighiamo, però pensa a te, succede ancora oggi, non è che hanno fatto chissà cosa. Poi forse sarebbe da modificare nel corso del tempo, però ancora non costruiamo l'Europa, quindi figuriamo se riusciamo a recuperare gli errori fatti. Qualcosa fanno comunque, qualcosa recuperano. Allora, il ruolo degli eletti è fondamentale perché lo fanno per il loro padrone, per chi decide che devono andare lì, cioè per i cittadini, per noi. Lo fanno per tanti motivi, no? Lo fanno per cercare di facilitare la vita di questi cittadini, lo fanno per cercare di trovare le condizioni migliori di vivibilità, per la pace, per le condizioni economiche, per tutto ciò che può essere utile per fare in modo che questa unione funzioni al meglio. Ma non date per scontato questo, perché è da poco tempo che effettivamente il Parlamento ha una funzione importante. E questo lo scopriremo adesso, già ve l'ho accennato nella prima lezione, ma lo vedremo perché è da poco che si può trattare tutto questo. Allora, queste scalette che vedete, che già Simone va a mostrare, che mettono tanto paura, io non vorrei andare punto per punto a spiegarvi quale sono quelle del processo, perché è tremendo. Però diciamo che la legge, le leggi, okay, le proposte partono dalla Commissione. Okay? Quindi c'è qualcuno dall'alto che ha questa intuizione, ma diciamo questa voglia di legiferare per qualcosa di utile, come diciamo qui. Subito arrivano i pareri dei parlamenti nazionali, perché comunque le istituzioni nazionali, la sovranità è da rispettare, e quindi pensate se c'è noi in Europa che ce la cantiamo, ce la suoniamo e poi a casa dicono ma non c'è sempre niente, quindi non deve accadere questo. Poi viene il parere del Comitato Economico Sociale Europeo e del Comitato delle Regioni, se richiesto, e poi c'è la prima lettura, che va a parte del Parlamento Europeo. Il Parlamento adotta una posizione. Allora, io vi ho raccontato in 2 secondi, 3 pezzi che ci vuole almeno 2 o 3 mesi, a malapena. Non considerando che qui potrebbe, qui con il Parlamento, e abbiamo vissuto questa fase, dove entra la politica, perché il Parlamento, e lo vedremo, sono diviso il Parlamento non per nazioni, l'Italia dice alla Grecia, la Francia risponde a... No, i parlamentari italiani che hanno una posizione politica in Italia e vengono votati con quel partito politico, in Europa vanno ad unirsi con tutti i parlamentari che hanno quella visione, quella linea politica, con tutti gli altri paesi. Quindi immaginate che cosa deve succedere. Per prendere una posizione su quella proposta si deve unire tutto il gruppo politico europeo e cominciare a capire che bisognerà affrontare questo tipo di percorso. Da lì bisogna che si riuniscono i parlamentari italiani del gruppo politico di riferimento e cercare di trovare una sintesi da proporre nel proprio gruppo politico per far prendere una linea politica nell'assemblea. I parlamentari del gruppo politico europeo non è detto che hanno la stessa posizione del partito politico nazionale. Faccio un esempio. Io sono un parlamentare europeo, sono del PDL, del PD, ok? Del PD. Faccio questo tipo di percorso in Europa e dico allora, noi siamo, ricevo un invitamento, io non sono d'accordo, vado nel mio gruppo di riferimento politico europeo, gruppo SD, Socialisti e Democratici, e io prendo la parola, no Rocchi, non sono d'accordo perché bisogna fare così, interviene lei e dice no, però secondo me si trova all'Unione e si prende una decisione. A quel punto il gruppo politico sociale, il gruppo europeo deve capire se la parte politica nazionale ha la stessa visione. Perché altrimenti si fa una cosa per una, quindi bisogna mediare, bisogna comunicare, bisogna cercare di trovare, bisogna fare politica, non è che ci stanno troppi, bisogna fare politica. E a quel punto poi confrontarsi con tutti gli altri parlamentari del gruppo europeo e trovare la strada da portare in plenaria. Cioè non si è ancora deciso nulla. Noi dobbiamo ancora andare all'interno dell'assise europea e cercare di trovare quindi
la posizione. Dopo tutto questo percorso, allora il Parlamento europeo, che è formato da diversi gruppi politici, è formato da diverse nazioni, da diverse, trova la loro posizione e propone degli emendamenti. La Commissione può modificare a sua volta la proposta, quindi non è che finito lì c'è stata una modifica. Quindi c'è la prima parte, la prima lettura del Consiglio. A questo punto, nella prima lettura del Consiglio, dopo che c'è stata questa scaletta, si arriva, che abbiamo appena letto, il Consiglio approva la posizione del Parlamento. Adottato, è finita la faccenda. Ma se il Consiglio e il Parlamento non raggiungono un accordo sugli emendamenti, il Consiglio adotta la posizione in prima lettura. E quindi si riparte. E quindi c'è la seconda lettura del... Non ve la finisco. Ecco, capite quanto è lungo questo processo? Capite quello che diceva Simona, quanto è complicato, quanto è difficile? E quando verrete a Bruxelles, respirerete, diciate che cuore da tutte le parti. Non so se avete mai visto, cioè, mi piace sempre raccontare questa cosetta, che in Italia, centro-sud, no, siamo sempre, sì, sono andato a lavorare, caffè, un cornetto, e mannato. A Milano, scusa, io c'ho fretta, c'ho l'azienduccia, ma non ti tempo di fretta. Ecco, in Europa, per fare un esempio di questo modo scherzoso, non li senti manco, perché è tutto ancora, perché c'è la riunione al Palazzo 15, Spinelli SB25, prende l'ascensore, corri, va a riparare alla stanza 3, decisione approvata, corri, adesso bisogna andare di pesca, andiamo all'aula 3, 7, 5, che ne sono stati i numeri, e vai di là. È tutto un correre, e in Europa non c'è il metodo italiano, un caffè, un cornetto, e alle 9 si vota, alle 9 si vota, se tu non ci sei, tra l'altro non si vota fino a mezzanotte, quindi è un impasto abbastanza complicato. Noi quando siamo arrivati, la prima cosa che abbiamo visto dopo sta roba è stato... Ma non la sicuro, noi i primi giorni dimagrivamo, cercavamo di mangiare il più possibile. Non sto scherzando. Cioè, e tra l'altro noi siamo gli assistenti. Voi pensate al parlamentare europeo che deve vivere delle decisioni politiche importanti. Quindi poi il resto del telefono, senti il ministro, tutto, per oggi è passato, no? Questo mese è un momento importante perché è passato il regolamento sulla pesca, il FEM, il famoso fondo europeo per marittima e pesca. Allora, avete sentito voi? Considerate che noi siamo sulla parte destra, sotto, e a sinistra bagnati dal mare. In Italia non si sente che si parla del fondo della pesca, dove ci sono tutte le agevolazioni per le imbarcazioni, per le flotte marine, per i giovani, ci sono tutta una serie di incentivi che sono stati fatti. Sapete quanto è durata tutta questa trattativa? Più di un anno. E oggi era in Italia, adesso poi i parlamentari, gli eurodeputati, devono in Italia andare qui sui territori e spiegare alle Marche, all'assessore San Benedetto del Tronto, che c'è il FEMP e quindi deve riunire tutti i comparti della pesca, tutti i pescatori, e spiegare queste cose, dove di solito dall'altra parte magari ci fossero quelli come voi in silenzio. Di solito è: ah, ladri, vi siete rubato tutto, che... E scena di più a fargli capire, dove giù senso arrabbiati per tutte le motivazioni che noi viviamo, non comprendete, viviamo sulla politica nostrana che qualche problema ce l'ha, e quindi c'è, insomma, io ve la recito proprio per farvi capire la sintesi di quanto è lungo questo processo. Comunque questo è un processo lungo, ma non a caso, perché qui viene rispettata ogni forma democratica, viene rispettato tutto il processo democratico. Qui non si decide per un paese, diceva Laura Simona, qui si decide. Oggi siamo 28 paesi con l'entrata della Croazia, cioè ogni decisione può andare bene alle coste ligure, perché le coste o col fondo sono fatte in un certo modo, ma in Francia, in Normandia, le coste sono completamente diverse. Fai un errore di valutazione, sì, perdi un lavoro più di 5.000 lavoratori, cioè. Quindi questo per spiegarvi quanto è importante. Forse è una cosa che invece bisognerebbe velocemente dirvi, che ci sono le diverse forme, no, legislative, che cosa sono i regolamenti, che cosa sono le direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Corro su questo. Un regolamento è un atto legislativo vincolante, preso, si deve attuare, punto. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione Europea, tutti i paesi devono adottarlo. Qualcuno potrebbe dire: beh, ma io che ne sapevo. No, ci sono milioni di eurodeputati che votano. Poi, se a casa siete organizzati, beh, se mia moglie domani spende 500 euro a caramelle, io da casa non ho più soldi, non posso pagare le tasse, le bollette, non lo sapevo. No, questo è lo stesso sistema. Gli eurodeputati qui hanno un ruolo, e dopo, dal 2009, fondamentale. Quindi, di conseguenza, questo noi non ce lo possiamo permettere, di non lo sapevamo.
arriva poi il momento decisionale, arriva il momento in cui il regolamento diventa legge in Italia, nel paese proprio. Direttiva è un atto legislativo e stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'Unione Europea devono realizzare. Ciascun paese può però decidere come procedere, quindi è lo stesso sistema, però hai una forma, non lo so, avrai un sistema dove a casa puoi avere più scelta, puoi muoverti, puoi raggiungere, devi raggiungere quell'obiettivo, ma hai tu il modo di decidere come farlo. Ci saranno una serie di regole sicuramente restrittive. Come ad esempio appunto con la direttiva sul orario di lavoro, questo è un esempio della presenza che c'entriamo. Decisione, una decisione vincolante per i suoi destinatari, ad esempio l'Unione Europea che decide per un paese che deve fare questo. Paesi o anche, mi sembra anche, sì, e anche per le singole imprese. Quindi, ad esempio, sulla Fiat, se l'Europa, se l'Italia dà tot soldi per sopravvivere a fine mese, no? Per sostenere economicamente quell'impresa, è scorretto nei confronti di altre imprese a livello, insomma, e quindi interviene e dice non si può fare. Raccomandazione non è vincolante quando la Commissione ha adottato la raccomandazione perché la struttura delle retribuzioni nel settore finanziario non incoraggia l'assunzione di rischi eccessivi, cioè si dà un po' dei raccomandazioni, si raccomanda, quindi non è vincolante e ti fa capire l'Europa dove sta andando. Lo stesso per i pareri, lo strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione su imporre obblighi giuridici ai destinatari. È vero che i due non sono vincolanti, però attenzione perché questi due ti fanno capire effettivamente che cosa fa l'Europa, dove vuole andare, quindi se tu comunque poi fai tutto sempre il contrario, no? C'è da capire che dall'altra parte ci sarà un'Europa, un presidente, e comunque le istituzioni di per sé ti dicono proprio fanno tutt'altro, quindi non funziona. Allora, dal 1979 ogni 5 anni gli europei votano e scelgono i propri rappresentanti, quelli che noi dicevamo, e che ci toccherà quest'anno nel 2014. È l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini, non ce ne so altre, perché le altre abbiamo visto che invece non avviene così. Rappresenta circa 500 milioni di cittadini dei 28 paesi europei, quindi provate ad immaginare da quest'anno che cosa parte, che cosa si mette in moto, cioè quello che noi vivremo lo vedranno tutti i paesi, è uno dei, secondo me uno dei momenti più importanti dal punto di vista elettorale, che non raggiunge picchi di questo genere a livello europeo, è il massimo, cioè c'è una macchina che partirà e avete visto anche con quel video di cosa andiamo a parlare, dove dobbiamo arrivare per fare un certo tipo di lavoro. La sede ufficiale, come dicevo, è Strasburgo e ci sono 12 sessioni plenarie durante l'anno, poi ce ne sono altre che vengono effettuate in via straordinaria o comunque aggiuntive a Bruxelles, c'è cioè una plenaria all'interno del Parlamento, voi vi domanderete ma che serve avere due luoghi identici, e lo dicevo all'inizio, purtroppo all'inizio si è partito con questa decisione, un po' per accordare tutti quei paesi che hanno fondato l'Unione Europea, oggi sarebbe da togliere. Ora, se voi visitate Strasburgo quando non c'è la plenaria, voi praticamente se provate a gridare in piazza si sente fino al confine del Strasburgo perché c'è nessuno, c'è l'anima. Quando invece c'è la plenaria, tutti gli alberghi sono pieni, via vai di gente, i prezzi aumentano almeno del 60% per l'hotel, insomma per farvi capire perché la Francia dovrebbe votare per dire ma no, ma infatti un risparmio per l'Europa, ma la Francia di guadagno, quindi ecco il motivo per il quale molto semplicisticamente non si vota contro. Sono 736 deputati riuniti in gruppi politici e non per nazionalità, lo dicevo prima, non si unisce l'Italia, la Francia, c'è tantissimo. Lì tra l'altro neanche si vota tra sinistra e destra, I parlamentari del PDL, i parlamentari del PD, è difficile che si fanno una battaglia dal punto di vista politico perché l'obiettivo è l'Europa, l'obiettivo sono i paesi che fondano l'Europa, che fanno parte dell'Europa. Dal 2009 con il Trattato di Lisbona sono aumentati questi deputati, sono 18 e in più ci sono i deputati che sono entrati con il nuovo paese che è la Croazia. Allora, dal 79, quindi insomma ci siamo resi conto con il tempo, anche con questo percorso che voi avete fatto, che sicuramente il Parlamento ha cresciuto la sua forza, è diventato più forte dal punto di vista come istituzioni rispetto alle altre, ha acquisito maggiori competenze. Queste sono come l'elaborazione delle leggi e del bilancio. Ricordatevi che prima il Parlamento era un Parlamento consultivo, cioè non aveva altro che un po' il parere, ho detto così è brutto, però
effettivamente era questo, cioè il Parlamento europeo prima non aveva poi così grandi margini di iniziativa legislativa, aspettava la Commissione, quindi questo con il tempo ha cresciuto questa forza ed è importantissimo, perché voi non riuscite a coglierla, forse l'ha toccata a malapena Stefano, ma non è, noi la stiamo comprendendo dopo questo tempo, quanto effettivamente ogni parlamentare europeo può incidere e può rappresentare noi e quanto noi possiamo arrivare a toccare il Parlamento europeo e condizionarlo, e vi spiegherò, vi dirò alcune cose. Diciamo che la forza che hanno poi preso non è solo dal punto di vista legislativo, ma soprattutto dal controllo, e questa è una frase che mi piace molto, politico sulle altre sedi istituzionali. Io vi dico sempre che l'Unione Europea a noi ci è caduta addosso. Chi è di noi che durante quegli anni, nel post-guerra, stavamo lì a dire adesso sì, facciamo l'Unione Europea, ci piace, decidiamo come farla? C'erano gli Stati che si sono uniti e hanno forse fatto la scelta migliore. Però non è che noi abbiamo vissuto quel momento, no? O perlomeno voi avete sentito qualche nostro parente di quei tempi, no? Qualche papà, qualche nonno che ci diceva sì, noi durante la seconda guerra mondiale ci bombardavano, ma noi già stavamo con la testa a dire adesso facciamo la plenaria. Cioè non è questo, il tempo è per la ricostruzione, eccetera, eccetera. Durante questi anni piano piano si è cresciuti dal punto di vista dell'Europa, ricordatevi sempre che noi dal punto di vista dell'identità europea siamo pari a zero, nessuno si sente europeo, tutto quello che già vi ho detto, già quello che faccio, ho visto, mi facevate, già ci hai detto. Allora, però facendo un po' un confronto, i deputati prima legiferavano per circolazione delle persone, delle merci, servizi, capitali e Unione Europea. Se vi rendete conto non è altro che seguire quei trattati che sono nati dal punto di vista economico, CECA, Euratom, cioè non è che potevano fare più di tanto. Poi c'è la protezione ambientale dei consumatori. Ora i nostri deputati possono decidere su agricoltura, pesca e l'energia, già queste tre sono il massimo delle percentuali del bilancio europeo. Cioè l'agricoltura penso che da soli comprendete benissimo quanto valore ha in ambito no, della vita di tutti i giorni dei nostri paesi. La stessa la pesca, cioè, non so se ve l'ho detto l'altra volta che c'era l'estinzione di un pesce sconosciuto che era l'ippo grosso nero e che io vedevo, cioè come sa anche tu Simone, diciamo the real problem of the North Sea is the ippo grosso black. Siamo andati a vedere, era un tonno gigante nero che ci sfamava tutta la costa del nord Europa e che se spariva quello era come per noi se ci toglievano il mare praticamente su una parte della nostra penisola. Quindi è importante. L'energia, che vi devo dire, cioè, non so quanti reattori nucleari ci sono in tutta Europa, noi abbiamo fatto delle battaglie, io per primo che non volevo energia nucleare, ma in Francia se ne scoppia una, forse via pure Tunisi, quindi no, tanto per dire, quindi tutti gli interessi, i rapporti, l'economia, cioè provate a immaginare questi tre punti. Quindi oggi che i nostri deputati sono lì e che possono decidere dove va una legge è fondamentale. Prima noi cittadini non eravamo rappresentati in questo modo e di conseguenza non aveva, il parlamentare non aveva tutto questo importante. Turismo, il controllo delle frontiere esterne, qualche problemuccio a casa noi ce l'abbiamo nelle coste italiane, giusto? No? Quelle sono le coste europee, quelle sono le coste europee, le coste di Lampedusa, della Sicilia, sono le coste della Polonia, della Germania, no? E quindi qui che bisogna decidere insieme, a casa noi decidiamo come vogliamo fare, ma in ambito europeo dobbiamo lavorare tutti insieme per decidere come muovere queste cose, e lo stesso la cooperazione. Tra l'altro oggi è uscita sul bilancio europeo, sembra che c'è stato questo, non so se l'avete detto, su Frontex, che è l'agenzia di monitoraggio di tutte le coste, che si lavora sulle coste marine, insomma, per cercare di appunto dare maggior sicurezza agli stati. Polizia giudiziaria e protezione civile. Allora, il Parlamento incide molto sulla Commissione, questo finalmente possiamo dirlo. Chi è Rocchi? Il Presidente della Commissione europea viene proposto dai governi in base ai risultati delle elezioni europee, ma viene poi eletto dal Parlamento europeo. Quindi è chiaro che non è che le elezioni vengono fatte così, no? Ci sono elezioni che decideranno dove andare a lavorare dal punto di vista elettorale per quel presidente, però poi viene votato in Parlamento europeo, e questo è un altro punto di codecisione, che ho anticipato sta parola, importante,
Lo stesso per l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, come Ashton, di oggi, la votata sempre nel Parlamento Europeo. Sulla politica estera, quindi tutti gli accordi internazionali, l'allargamento sono soggetti, lo stesso allargamento che sono soggetti all'approvazione dei deputati, politica commerciale, la cooperazione e lo sviluppo agli aiuti umanitari. Insomma, vedete che ormai si dice che il Parlamento è uguale alla Commissione, pari all'80%. Sono alcune tematiche che ancora vengono lasciate solo alla Commissione. Però, insomma, oggi vi rendete bene da conto da soli quale la forza, quanto ne è aumentata, del Parlamento Europeo. E quindi dobbiamo parlare di codecisione. E dal Trattato di Lisbona, dal 2009, quindi dalle ultime elezioni, noi abbiamo avuto questa forte cambiamento, variazione, insomma, dell'assetto istituzionale europeo dopo quella brutta sconfitta con la Costituzione europea, e siamo arrivati quindi ad un... ci abbiamo messo una zeppa, come dice, e abbiamo avuto questa importante nuovo assetto che ci permette di avere una più decisione. Questo è determinante. Io non so se voi riuscite a comprendere quanto prima questo non avveniva. Il Parlamento Europeo poteva semplicemente, il parlamentare, cercare di dare la sua linea, la sua visione. Oggi invece ogni parlamentare politicamente adesso ha un assetto serio. I gruppi politici europei adesso hanno un assetto serio, importante. Non so se voi vi rendete conto, avete mai sentito dove spesso c'è quel gruppo politico italiano che dice non va bene che noi prendiamo questa linea politica piuttosto che l'altra, perché oggi prendere una decisione politica piuttosto che l'altra cambia il voto di ogni legge, di ogni decisione, eccetera eccetera. Abbiamo già quindi ripetuto che è cresciuto il potere, insomma la forza del Parlamento Europeo, e bisogna ripeterlo sempre perché, come dicevo prima, non è più un organo consultivo ma adesso è esecutivo, è il nostro organo esecutivo. Il regolamento dell'Unione Europea o una direttiva sono adottati solo se il Parlamento Europeo e il Consiglio si accordano, l'abbiamo visto nello schemetto, come dice, sicuramente l'ha detto anche prima Simona. Quindi si dovrà avere la legge europea, che deve essere firmata sia dal Presidente del Parlamento Europeo che del Consiglio. Una curiosità, nel 2007, questo è interessante un po' per tutti, i deputati hanno notato che dal 2011 le tariffe di roaming non devono superare i 0,35 euro al minuto per le chiamate in uscita o 0,11 per le entrate. Capite quanto incide? Sono decisioni che ci prendono tutti i giorni. Ora sicuramente noi al massimo ci muoviamo da Palestina a Roma, all'Abbigo e San Cesario, ma c'è chi tutte le settimane va sicuro fa Italia-Belgio, e ogni volta che ti chiama mamma se hai mangiato, dice no, sapete che mamma italiana dice hai mangiato, ecco, per dire se hai mangiato io costavo 2 euro, e quindi tu gli rispondevi se continuiamo così non mangio più. È proprio questa procedura ordinaria della codecisione la novità utile anche per l'abolizione delle leggi, cioè è sicuramente, questo è un altro punto che non abbiamo toccato, fino adesso diciamo è veramente utile per, quindi col Consiglio, adesso lo decide, adesso lo legifera, adesso può decidere pure di bloccarli. E questa è un'altra cosetta interessante, perché se magari prima, chi lo sa, gli Stati si potevano mettere d'accordo, il Presidente italiano, il Presidente francese, il Presidente tedesco, quello qua, sta detto, non ci frega, lo chiamiamo patto di stabilità, ti è rifregato, ma che dici? Invece oggi il Parlamento può intervenire e cercare di bloccare, non c'entra niente il patto di stabilità, è proprio per dirvi, potrebbe essere un modo, anche questo, no, ma può essere, è un momento importante in cui quella forza che diciamo prima il Parlamento la prende in pieno. Quindi l'abbiamo detto, insomma, interviene su più ambiti, libertà di circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, protezione ambientale, sui diritti dei consumatori e sulla ricchezza dei trasporti, ricerca, istruzione, cultura e sanità pubblica. Guardate che anche queste decisioni che voi vedete qui, questi temi che vedete qui, non è che bisogna solamente votare, bene, adesso si prenderà top soldi per questa legge, ma si crea anche una serie di situazioni, di reti, tanto utili affinché il guadagno non è solamente dal punto di vista della legge che nasce, ma anche per come si creano le condizioni. In questo viaggio che abbiamo fatto, sono venuti una serie di ragazzi tra le Marche e la Regione Lazio,
solamente per stare lì, parlare, comunicare, ma anche davanti a una birra o davanti alla plenaria o una sala qualsiasi del Parlamento Europeo, si è scoperto che poi uno era imprenditore, l'altro era un ingegnere, quest'altro era, aveva la società di finanziamenti europei. Pensate un po' che si è fatto, ha detto ma sentiamoci presto, mettiamoci d'accordo, magari lavoriamo insieme noi ragazzi italiani con altri ragazzi europei. Quindi non è una ricchezza solamente sapere e decidere per i nostri paesi, ma l'Unione serve anche per questo, per crescere insieme. Quindi spesso da queste decisioni nascono una serie di opportunità che sono veramente importanti. Ricordate il Comenius, l'Erasmus, perché i ragazzi si portano un po' in Italia, un po' in Genova, si fanno... perché è questo anche il senso, cioè non è solamente di andarci dopo per votare, essere eletti o trovare lavoro. Forse molto probabilmente insieme c'è più possibilità di costruire tante cose su tanti temi che ci permetterebbero di migliorare a tutti quanti e di crescere, di avere quella forza in più, non solo per Parlamento ma per tanti altri, per noi, per tutti noi. Allora, la più importante novità è che la decisione permette di intervenire ora al Parlamento anche per le politiche che solitamente erano riservate al Consiglio, e quindi quella agricoltura, pesca, immigrazione, cooperazione, polizia e giudiziaria, noi prima, io dico noi, il Parlamento prima non poteva metterci mano. Sulla questione sviluppo regionale, dove prima aveva solo il diritto di veto, oggi interviene in pieno. Regionale non si intende Lazio, Marche, i paesi si intendono, qui Italia, eccetera, eccetera. I deputati quindi hanno più potere. Se il Parlamento europeo ritiene che una legge è inadeguata, l'abbiamo detto, può migliorarla o ha potere di respingere il testo. E come è accaduto per la liberalizzazione dei servizi portuali. Io tra l'altro, noi questo l'abbiamo seguito in una parte dove c'era una serie di proposte, tra queste ricordo che c'era quello dell'unificazione della lingua sui porti. Voi non sapete che praticamente se arriva una nave, una piattaforma bulgara a Genova, comunica dalla nave alla capitaneria del porto in bulgaro. E ora poi dicono, ma com'è possibile che passa tutte queste cose in Italia, in Italia, in tutti i porti, che c'è i maggiori traffici illeciti passano per i porti, perché poi quando ti porto anche i documenti in bulgaro, no? Ora io non so dirvi di preciso qual è la situazione perché non seguo io precisamente le cose, però ecco, questo era una delle cose che seguivamo durante quei lavori, e quindi lì c'è stato questo stop. I MEP, i parlamentari europei, Member of European Parliament, hanno anche quindi iniziativa politica per suggerire alla Commissione proposte di legge o sviluppare politiche già esistenti e farne nuove. Ecco, questa è una cosa, era quella cosa importante che vi dicevo. Oggi il parlamentare europeo può interrogare la direzione generale della Commissione di riferimento o il presidente stesso, Damanaki, presidente Damanaki della pesca, e dire guarda che c'è bisogno, che ho scoperto che in un mare della nostra Europa non c'è un regolamento. Vuol dire che serve un regolamento del mare? Come che serve? Se ad esempio noi diciamo che lo strascico sta provocando una serie di danni ambientali nei fondali marini, o che lo strascico sta portando, uccidendo tutte, oppure una pesca becera sta facendo, uccidendo tutti i tonni di taglia piccola, e semplicemente non ci saranno mai. Tu fai una legge, no? Una legge precisa dove dici non si può pescare così, quindi ci sarà un regolamento. Se non c'è, nessuno lo fa. O addirittura se c'è e ci sono tra stati, ad esempio sull'Adriatico, ne cito uno a caso, tra l'Italia e dall'altra parte la Croazia, magari quelli sono due stati europei, si mettono d'accordo quando lo voglio. Invece noi dei parlamentari si sono accorti, a caso, uno della nostra zona, si è accorto che praticamente, non è che si è svegliato con le commissioni, con le associazioni di categoria, si è reso conto che non c'era il regolamento sull'Adriatico, cioè questo paese non aveva il regolamento sull'Adriatico. E è partita quindi un'iniziativa di legge. Si è fatto il regolamento, si è fatto tutto un lavoro nell'ambito della Commissione del Parlamento Europeo, che è diversa dalla Commissione della Pesca, Commissione della Pesca del Parlamento Europeo, che è diversa dalla Commissione della Pesca. Okay, sono due cose diverse, perché nella Commissione della Pesca del Parlamento Europeo si lavora fra deputati, si propone, si fa il regolamento e si invia alla Commissione, e da lì inizia tutto quel processo per far nascere quindi una legge. Vi racconto quanto poi, in base a quella cosa che diciamo prima, regolamenti, decisioni eccetera, come incidono. In Italia, non mi ricordo l'anno, passò il regolamento sulla pesca, una serie di decisioni tremende, tagliarono proprio pesantemente.
Noi qui in Italia non ci siamo interessati, accorti, non ci andava, non ci facevano più i pomodori, piuttosto che piccine, non lo so. A un certo punto ci hanno chiamato e dice: ah, lo sai, domani passa arrivando la pesca, sì. Ah, ma che c'è preso? Che c'è preso? Non puoi fare questo, questo, questo. No, aspetta. Pronto? Europa? Sì, che mi fate una deroga? E poi ti ridono, perché dicono: scusate, voi ce l'avate mentre votavate. La deroga si può chiedere prima, perché si può fare una votazione e si può associare per casi particolari paesi al di fuori. Non avete aperto bocca, è passata, ci vogliono 10 anni per adottare un regolamento, quindi avete avuto 10 anni per, no, organizzarvi. Oh, cara Simona, qua 10 anni passa il regolamento, senti, organizziamoci, sì, ma non avanci i soldi, vabbè, facciamo 10 anni, organizziamo, se no. No, non ci siamo proprio preoccupati, paghiamo. Dai, troviamo una deroga, no, ci mandano in quel paese, attacchiamo e poi facciamo una bella, un bel comunicato a tutte le... La colpa è dell'Europa, fuori dall'euro. Ma che c'entra? E questo è come noi viviamo l'Europa. Se siamo bravi, è merito del politico di del momento. Se c'è su qua, è colpa dell'Europa. E questo è il metodo con cui andiamo avanti. Dove sono arrivato? Scusate, una domanda vorrei fare. Ma per quanto riguarda invece quei paesi non appartenenti all'Unione Europea che sfruttano il Mediterraneo, come veniamo tutelati dal Nord Africa e dall'Albania? Allora, nel bilancio europeo, e lo vedremo in seguito, ci sono una serie di... questa è una domanda importante, perché molti pensano che l'Europa è chiusa da un confine e poi c'ha come tipo la protezione spaziale che comunque ti metti d'accordo con il Marocco, con l'Europa, noi qua, quindi se ne fregano. Quindi, oh. Allora, diciamo che molto semplicemente non è che ci abbiamo grandi difese, perché inevitabilmente tu le regole te le fai a casa, però ci sono i trattati internazionali, quindi con i trattati internazionali c'è un gioco. Beh, guarda, ti dico, noi oggi... Che dico sempre noi, sembra che devi venire il Parlamento dopo. Alcuni deputati la prossima settimana andranno in Marocco, dove vanno a dialogare, a comunicare, a trattare, a fare politica per alcune questioni sulla pesca, proprio sulla pesca. Perché poi loro, è vero che possono fare questo, io parlo sempre in modo così semplice, in modo che così è anche più... ci divertiamo pure un po', perché l'ora insomma è quella che è. E se loro ti dicono: sai che c'è? A noi non ce ne frega poi niente. Vabbè, allora io ti faccio una bella multa perché mi metto d'accordo nell'ambito internazionale. Tu non mi rispetti questo gioco, questo ti chiamo gioco per un motivo, e quindi di conseguenza allora loro cominciano a trattare. Infatti il gioco qual è? Quello sempre di mettere nei trattati, nei regolamenti, che sono gli accordi chiave e che sono il rispetto dell'uomo, i diritti umani, dove loro stanno da prendere. C'è un cervello. Allora, loro sanno che quando parto c'è un'ammenda economica, capito? Allora, questo è un po' il gioco, diciamo, che fanno. Se vogliamo parlare nello specifico del Mediterraneo, è quello meno grave, perché poi ci sono i paesi confinanti dell'est sopra che lì, se vogliono, fanno come gli pare. Però diciamo che fino ad oggi non ci sono stati grandi problemi, tranne che dal punto di vista dell'energia, perché lì c'è un, sapete, gas, eccetera, eccetera. È un affare che però non esce mai fuori perché, insomma, vabbè, mai fate di rompere cose, ci arriviamo noi. Allora, il gioco invece è sotto, dove diciamo che oggi molti paesi europei del Mediterraneo, quindi del mondo del Medio Oriente, vengono invece a trattare con l'Unione Europea perché hanno bisogno del sostegno istituzionale, democratico e anche economico. Perché avete visto che c'è stata la primavera araba, ci sono stati diversi movimenti dove non è che vengono così per caso, quindi l'incidenza europea c'è sempre. Se voi ci fate caso, cioè è stata nominata anche sempre dal 2009 dal Trattato di Lisbona l'alto rappresentante dell'Unione Europea sulla politica estera, non a caso per andare proprio a trattare su queste tematiche. L'Unione Europea nasce per cercare di avere una forza verso gli altri paesi, non tra di noi, ma verso gli altri. Quindi diciamo che quella tua domanda intelligente dovrebbe trovare una forma già costruita di difesa,
che però non avviene perché nel frattempo non ci stiamo massacrando tra di noi di quale forma economica migliore trovare e che siamo, diciamo, ancora di nuovo sotto un'unione troppo economica piuttosto che politica. Questo è il problema. Quindi diciamo che, se ti do una risposta mia, ci stiamo lavorando, questo è il gioco. E ci sono tutta una serie di problematiche con cui spesso conviene cedere, spesso conviene invece alzare la voce e su alcune situazioni. Se poi la risposta invece è nazionale, ci sono una serie di accordi internazionali e leggi che ti permettono di rapportarti con questi paesi e cercare di controllare situazioni per situazioni. Questo spero di averti riaggirato per te. Allora, quindi anche i cittadini, allora diciamo, quindi i deputati hanno più potere, e mi sembra di averlo spiegato decentemente, ma anche i cittadini hanno più potere. E questa è la cosa più interessante, che vi invito ad andare di nuovo, mi sembra già me l'avevo detto l'altra volta, ad andarvela a cercare. Dal Trattato di Lisbona, 1 milione di cittadini europei provenienti da 1/4 degli stati membri hanno il diritto di chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta di legge. Sì, siamo tanti, vero. Però potrebbero esserci le condizioni per cui nascono dei movimenti affinché si può decidere di votare una cosa o un'altra. Qualche tempo fa ci riunimmo con tutta una serie di giovani per creare un film che chiedesse ad ogni giovane che cosa fosse l'Unione Europea per lui, e era molto utile dal punto di vista statistico per l'Europa, che ha bisogno di questi dati e che avrebbe fatto capire effettivamente sulla base cosa, no, tra i cittadini cosa ne pensassero. Siamo iniziati, eravamo una trentina, 4 eravamo le istituzioni di questa associazione, e nell'arco di neanche 1 mese e mezzo eravamo diventati più di 25.000 iscritti. Quindi può accadere, ci possono essere condizioni se insomma è motivata la cosa, può seguire. Ma ricordiamoci che c'era la petizione, che vi avevo parlato, c'è, cioè, la possibilità di mandare una petizione, commissione, PETI, e il mediatore europeo, che è quel mediatore che va a risolvere le varie incidenti tra istituzioni che magari non rispettano determinate situazioni previste per legge, insomma, eccetera, eccetera. Ma quella che, lasciando perdere la petizione europea, che potrebbe essere un grave danno di errore istituzionale, la più bella è la petizione, ma la grotta si è chiusa. La grotta non si è chiusa solo perché c'è stato qualche politico che si è mosso, ma perché c'era una signora di 65 anni che, a causa del cancro che aveva preso per la grotta, viola la petizione della commissione PETI del Parlamento Europeo. Si sono attivati da lì tutta una serie di altri movimenti civici, sono partite tutta una serie di altre petizioni per cercare di trovare le condizioni migliori affinché i parlamentari europei si rendessero conto che in Italia stava accadendo qualcosa di sbagliato. Non forse è accaduto solo per quella petizione, però ci piace pure ricordarlo così. Se volete ne possiamo raccontare altre: la Villa Adriana, quando provarono a non fare la discarica per la Villa Adriana, noi, e questa volta noi, perché eravamo con il nostro ufficio insieme ad altri, abbiamo proprio lavorato per raccogliere 80 firme di eurodeputati affinché si muovessero per salvare qualcosa di un bene, un tesoro, sapete bene di cosa parliamo. E quindi è un strumento molto prezioso, molto importante. Bilancio europeo, allora, questo è un altro punto su cui il Parlamento mette mano e la comincia da adesso a rimettere bene. Ogni anno, sulla base delle proposte della Commissione europea, i deputati trattano con il Consiglio per stabilire l'entrata e l'uscita dell'Unione per il prossimo anno. Capite il controllo che ha il Parlamento rispetto alla Commissione? Prima non ce l'aveva questo. Oggi, cioè, come si dice, se il bilancio lo troviamo in due, magari ci può stare una percentuale in più di errori o che qualcuno può essere furbetto. Non stiamo a parlare a questi livelli in Europa, però poi per farvela capire sempre, adesso che c'è un maggior controllo, le cose sono più garantite, diciamo così. Bilancio è fondamentale perché determina il sostegno dell'Unione Europea ad ogni settore d'attività per garantire la solidarietà, la crescita economica sostenibile e la coesione sociale. Sono quei temi che vi dicevo prima. Noi oggi abbiamo lavorato per decidere la programmazione dei prossimi 7 anni. Fino ad oggi abbiamo lavorato per la programmazione europea 2007-2013. Quindi all'inizio di questa programmazione
si sono prese tutte le varie decisioni e si è deciso di mettere tot soldi per quel capitolo, tot soldi per quest'altro. Sicuramente oggi si saranno messi più soldi per Frontex, visto che abbiamo un problema legato sulle coste. Il bilancio quindi può essere anche respinto adesso dal Parlamento Europeo, sempre con la famosa porta che ha acquisito, e quindi di conseguenza oggi il Consiglio non ha più l'ultima parola, non la Commissione, sul bilancio. Cosa finanzia principalmente il bilancio del 2007-2013? 44% su favorire la crescita, competitività e occupazione e sviluppo economico regionale, il 43% su agricoltura, sviluppo sostenibile e ambiente, il 6% azioni esterne, quelle che dicevamo, politica di sviluppo, aiuti umanitari, l'11% protezione dei diritti dei cittadini, libera circolazione delle persone, cooperazione di polizia e giudiziaria, lotta contro il terrorismo. 6% altre spese sono quelle di gestione e amministrazione. Vedete su queste percentuali, tante volte quando dicono stanno spendendo i soldi per andare a aiutare i siriani, mamma mia, c'è una cosa di becete. Capite quanta piccola percentuale incide? Cioè le decisioni chiave che il Parlamento, le istituzioni europee le prendono sulle tematiche che per noi sono vitali, no? Non è che spesso viviamo di troppa informazione semplice e ci sfugge forse che dovremmo andare a approfondire se effettivamente le cose stanno così. Quindi il bilancio è controllato costantemente dal Parlamento Europeo, dalla Corte dei Conti, e questo è l'organo preciso che va a verificare e a lavorare precisamente sul bilancio, non so se lo va a fare in seguito, e quindi controllano che i lavori sono effettuati nel modo consono rispetto a quei trattati che sono stati firmati. Sotto ci ho messo questa cosa che dicono quanti soldi andiamo a buttare questa Europa, in realtà 240 euro per abitante, ma di tutta l'Unione Europea, e il Parlamento Europeo da solo costa circa 3 euro, ma mi sembra che era anche di meno, però dico che è 3 euro. Allora, come funziona il Parlamento Europeo? Quello che vedete è un calendario, progetto e calendario. Questo qui è tutto il progetto il calendario del 2011, e vedete tutti questi colori. Allora, questo qui viene consegnato ad ogni parlamentare e assistente, tutti coloro che lavorano in Parlamento, e ha un'organizzazione precisa. Questo non viene deciso mese per mese, questo viene deciso all'inizio dell'anno. Noi sappiamo fra un anno che il 22 c'è un certo colore e abbiamo già preciso quello che fare. Quindi pensate a questa macchina comunque quanto è organizzata in modo fine, preciso. I colori che vedete sono in rosa, questa è la settimana delle commissioni, ce ne sono circa una ventina, che sono quelle permanenti, poi c'è la possibilità anche di crearne altre. Queste trattano quindi l'ambiente, i trasporti, l'industria e il bilancio soprattutto. Sono composte da un numero di parlamentari europei, che chiaramente non sono divisi per nazionalità e che lavorano appunto in aula su questo, cioè preparano i lavori dell'aula quando si confronteranno con tutti, perché poi se noi in commissione, questa è la commissione trasporti, noi prendiamo una decisione, non è che è presa, poi dobbiamo andare in aula e quindi parliamo di trasporti, della commissione dei trasporti, parlo e dico quello che è stato detto, è stato deciso. A quel punto tutti hanno la possibilità di intervenire e cercare di, no, abbiamo visto cambiare, non dare, bla bla bla, e alla fine si vota in plenaria. Dicevo, può fare delle commissioni di inchiesta, no, questo non l'avevo detto, il Parlamento Europeo può decidere di fare delle commissioni di inchiesta, questo è un punto importante, come ad esempio quando ci fu nel 96 per la mucca pazza, per verificare se i governi e il Parlamento Europeo e le istituzioni europee lavorarono adeguatamente, e questo è avvenuto anche per il nuovo raggio della Prestige nel 2003, grande danno ambientale, quindi hanno verificato, hanno fatto una commissione di inchiesta specifica. Colore rosso sono le sessioni plenarie, le chiavi, la vita del Parlamento Europeo. I deputati si riuniscono nella sede ufficiale a Strasburgo, partono tutti quanti con i treni, con gli aerei, dei grandi valigioni dove dentro mettono i documenti, partono dai camion che fanno la tratta Bruxelles-Strasburgo e portano tutta questa roba. La spesa è inutile, però ancora c'è, cioè, quello che vi dicevo, speriamo che in futuro ci siano state fatte anche delle petizioni dei cittadini per cercare di eliminarla, ma ad oggi non mi sembra sono state mai riuscite. Fatalità, sapete quando partono queste decisioni? Sempre all'inizio delle nuove legislature, perché arrivano i nuovi che hanno scoperto l'Europa e dicono: ma è schifo! E quindi partono, poi col tempo
questa cosa. Questo è il sintomo anche di quanto noi percepiamo l'Europa, no? Ci abbiamo delle vampate, praticamente. Oh, l'azzurro, sembra. Questo è l'azzurro, allora, i deputati non si riuniscono per nazionalità, vabbè, questo abbiamo detto, non c'è le politiche, quindi per politiche. E sono le riunioni che avvengono dei gruppi politici, ok? Quelli che vi dicevo, i deputati si riuniscono per gruppi politici e qui si riuniscono e parlano quindi di tutta questa attività che abbiamo detto e quindi preparano le loro decisioni. Sì. Il turchese sono settimane dedicate ai collegi dei parlamentari, cioè che, o per le missioni speciali all'estero e c'è un giro per il mondo. Cioè che significa che poi ricordatevi che l'eurodeputato è un politico, per andare lì e prendere i voti. E è quello che ha maggior difficoltà a fare in modo che voi vi ricordate di lui. Se io vi chiedo un nome qualsiasi di un deputato, voi fate magari uno o due lo dite, poi vi fermate. Se vi dico parlamentari italiani del nostro Parlamento, li ricordate? Forse non per fama buona, però lo ricordate. No, ce ne sarà anche qualcuno bravo. Però lo ricordate. Questo significa anche voi che quando loro devono farsi rivotare, no, alle prossime appunto devono impegnarsi il triplo, quindi che significa che durante quelle settimane devono venire qui, oltre che far vedere quanto state bravi, ma poi in realtà anche cercare di trasportare tutto quel lavoro che è stato fatto in Europa, portarlo qui. E vi assicuro che è complicato, anche perché il collegio di un eurodeputato non è una provincia, non è una regione, sono ben quattro. E quindi capite da voi che la difficoltà è maggiore. Oh, poi ci sono le istituzioni gli organi del Parlamento. Allora c'è il Presidente del Parlamento Europeo, chi è? Chi lo sa? No? Schulz. Vi ricordate chi era Schulz? Sì, sicuro ha parlato con Berlusconi. Parlato il parolo Berlusconi. Sono quello che durante il Consiglio dei Ministri si attaccarono pesantemente e venne insomma chiamato da Berlusconi come capo e quindi ci fu tutta questa grande capo, erano quelli dei campi di concentramento, insomma, e molti dicono fu scandaloso, tremendo. Secondo me l'ha fatto diventare presidente del Parlamento Europeo perché ha dato una notorietà fino a più. Allora, viene eletto per 2 anni e mezzo, sono andato 2 anni e mezzo, ha un ruolo essenziale, dirige insieme ai lavori dell'istituzione, presiede tutte le plenarie, firma il bilancio, come abbiamo detto, insieme al Consiglio, e quindi anche insieme al Presidente del Consiglio, le leggi approvate, rappresenta il Parlamento Europeo nelle relazioni internazionali. Prima avrete sentito che qualcuno anche in Consiglio rappresenta il Parlamento Europeo, ma ricordate che il Consiglio e il Parlamento sono due cose distinte, anche se dalla stessa, poi due organi diversi, come il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, insomma, italiano. Vi sono poi 14 presidenti con competenze diverse, direte ammazza quanti, ricordate sempre che macchina stiamo gestendo, e questo ognuno di questi ha dei ruoli precisi. Conferenza dei presidenti, vado veloce, non vi annoiate, composta dal Presidente del Parlamento Europeo e i presidenti di ciascun capigruppo politico, quindi ogni gruppo politico europeo ha rappresentato da un presidente e va in conferenza. E questo organizza i lavori del Parlamento Europeo, il calendario, che abbiamo visto, gli ordini del giorno delle intere plenarie, oppure vabbè, come vengono composte delegazioni e commissioni del Parlamento. L'ufficio di presidenza si occupa delle questioni invece amministrative, del personale. Gli uffici amministrativi, sapete cosa sono? Io lo dico quello, dai. Uffici amministrativi si trovano sotto il Belgio, il Lussemburgo e dell'Unione Europea, vi parlo in questo caso. Comunque invece l'ufficio di presidenza del Parlamento Europeo si occupa quindi di queste questioni amministrative, personale, organizzazione del Parlamento Europeo. Detta così sembra che stiamo parlando di 4-5 ragazzotti, ma qui stiamo parlando di migliaia di persone. Quindi ecco perché l'organizzazione deve essere così precisa, perché altrimenti è impossibile da gestire. E sono anche abbastanza tossici su questo, che se io vado con un documento di rimborso, un viaggio che ho fatto questo giorno qui, e dico guarda, no, sbagliata, scrive no, e ti manda e devi ricominciare tutto, quindi ti abitano a non essere italiano, se dobbiamo andare su questo punto di vista. Questo è composto dal Presidente del Parlamento Europeo, il Presidente e dai questori eletti e si occupa anche del bilancio del Parlamento Europeo.
non dell'Unione Europea. Conferenza dei Presidenti di Commissione è l'organo politico del Parlamento Europeo. Mi viene da dire che è quello più importante, perché qui ci si incontra, insomma, qui si incontrano tutti i Presidenti delle Commissioni parlamentari, quindi di conseguenza c'è, insomma, un organo che prende le strategie e le decisioni, no, del Parlamento. Segue i lavori parlamentari e coordina le Commissioni parlamentari. Segretario Generale. Allora, segretario generale, io ho scritto il maestro d'orchestra, perché provate a pensare, è quello che gestisce l'amministrazione e che di rappresentanza del Parlamento Europeo, assiste i deputati europei durante il loro mandato, assiste i deputati europei del loro mandato, coordina traduttori e interpreti, collaboratori dei gruppi politici e assistenti come noi, dei parlamentari europei, totali di 8.000 persone. Questo sono solo le note sintetiche dell'Unione Europea. Voi provate a pensare, questo uomo qua che cosa deve avere nel cervello? Guardate come è scritto questa roba. Cioè, noi quando vi faccio vedere queste cose, vedete pure sfogliare, che quando arrivate lì, noi arriviamo che stiamo con il troll, arriviamo così, no? Ti si apre questo porte, questa porta importante, guardate come si chiama, Spinelli, entrate e tu rimani così e te tanto. E tu domanda, che devo fare? Nel frattempo riunione a proprio 5:25. Uno di tutti a cuore, cioè, ci vogliono almeno 5-6 mesi per capire che sta succedendo. Un anno, secondo me, e hai capito bene o male dove devi andare. 2-3 anni di lavoro, al quinto ci stanno le elezioni. Hai capito che cavolo di dramma che è questa? Quindi devi essere svelto. Quando si dice che in Europa non è che ci deve andare così tanto per dire, parlo di chi si candida, ci devono andare persone attive, svegli e svelte, perché altrimenti non cogli l'occasione. Quando loro sono arrivati, non sono venuti su, danno a fare una birra di cioccolatini e c'è scappato lo stesso il modo di andarci. Ma vai lì, se sei sveglio, e io spero che tutti quanti voi, all'inizio del corso si parlava di cercare di farlo questo viaggio in Europa, io spero che voi veniate e che non andate a dire poi la sera a cena a casa il marito, la moglie, la figlia, amici, com'è andata? Bellissimo, sì, ma noi il giorno dopo, se abbiamo capito dopo tutta queste storie che vi sto a fare io, che se cominciate ad essere quelli che fanno da amplificatore di quell'importanza che avete visto, di quell'importanza tematica sull'Unione Europea, molto probabilmente siamo utili e comincia un percorso. Ecco perché loro, quando sono arrivati, hanno capito, ma lavoriamoci, uniamoci, facciamo cose, eccetera, eccetera. E quindi questo è un po' il quadro degli organi. Questo è il disegno che vi ho appena detto, insomma, no? Presidenti, 14 vicepresidenti, le varie commissioni e delegati. Ecco il nostro amico Schulz, il capo, il presidente. Qui abbiamo tutti i nomi dei vicepresidenti, i primi tre sono quelli eletti con maggior numeri, ma dal primo all'ultimo ci sono due italiani, Gianni Pittella, l'onorevole Pittella Campano, che è stato eletto con più voti di tutti, 360 voti, mi sembra perché sia già il terzo mandato se non il secondo, e quindi di conseguenza mi sembra abbastanza ovvio che prenda più voti di tutti. E anche l'Angelilli, che è una presa abbastanza, 274 voti, due italiani, due partiti diversi, il gruppo socialista democratico e PPE. Ci sono poi spagnoli, tedeschi, c'è un inglesi, insomma, 14 voti. Capite anche da questo disegno quanto sono fondamentali poi i voti e la politica, perché queste persone che sono state lì e vengono elette come vicepresidenti, ma probabilmente non è che vengono eletti perché sono intelligenti o perché hanno più soldi, ma perché hanno capacità, hanno dimostrato capacità, anche la capacità di prendere voti volendo. Quindi questa è una cosa che mi piace mettercela dentro una scuola sociopolitica. Spesso ci sembra sempre che di fare, no? Sì, sto facendo corso oppure parlo di sociopolitica, però io i partiti, io voglio la politica. No, secondo me sarebbe necessario ripartire da questo per capire quanto è importante l'impegno a livello civico, sociale, per raggiungere quel famoso bene comune, passando per quello che in un fiore, secondo me, dalle radici al fiore sopra, c'è il corpo, il partito è il corpo, quello che lo tiene in piedi. Se ben costruito, io non so se c'è bisogno di chiamare i partiti o un altro modo, ma comunque fondamentalmente ci si deve stare un'organizzazione, insieme, si decide, si ragiona democraticamente, poi si dice che lei è la più brava, si candida lei deve rappresentare noi, non se stessa, quindi non tutta la storia degli interessi, ma dei benefici.
Ecco che anche qui i voti, no, ti permettono di fare in modo che il presidente sia uno degli eletti, di conseguenza è il vicario, cioè proprio il vice del segretario. Questi sono i gruppi politici, il gruppo del Partito Popolare Europeo, il gruppo socialista e PPE, il gruppo SND, il gruppo socialista e democratico, questo è l'ALDE, i Verdi e via dicendo, finché ci sono anche quelli non iscritti, quelli che non vogliono avere nessun partito, un partito di appartenenza e automaticamente vengono messi come non iscritti. Come seguire il Parlamento Europeo da casa? Ho messo queste cose che secondo me potrebbero essere utili. Allora, il sito del Parlamento Europeo è un buon modo per cercare da casa di vederlo comodo in poltrona tutto quello che accade. Il sito è www.europarl.europa.eu. Sì, è un nome lungo, ma se scrivete Parlamento Europeo su Google esce subito. Qui avete tutto quello che vi occorre, dall'attualità, quello che sta accadendo, avete tutto sul Parlamento, deputato per deputato, e dentro ci sono le mail, tutto quello che fa, c'è anche il quadro finanziario economico suo, ci siamo noi, gli assistenti, ci sono le mail, i telefoni, trovate tutto quanto. La trasparenza è uno dei punti chiavi fondamentali di questo, di questa istituzione. La plenaria, quando c'è la plenaria, cliccandoci esce fuori Europarl TV e in diretta vedete tutte le votazioni, tutte le discussioni, tutti i confronti. E via dicendo, insomma, ci sono tante altre cose, come questo che è un altro punto, ma ci arrivo mo' leggendola. La pagina dedicata al cittadino per scrivere e chiedere informazioni per email o con apposita form. Voi, sempre in base a questi famosi trattati, potete scrivere all'Europa, all'Europa, al Parlamento Europeo e chiedere cose specifiche, chiarimenti, addirittura suggerimenti, e sono stati presi, c'è una io da mandargliela, no? Area dedicata ai giornalisti, questo è un altro punto importantissimo. I giornalisti dentro al Parlamento Europeo hanno una casa. Simona è una giornalista, può entrarci, gli viene messa a disposizione, di loro, lo sa meglio di me, il computer, tutti gli strumenti possibili. Da noi, come si entra, se verrete, c'è un box, viene chiamato, è come una piccola Cinecittà. Dentro ci trasmette Radio 24, la Zanzara, se non so se avete mai sentito la sera, in diretta da Strasburgo o da Bruxelles, anche Radio Vaticana, o anche la radio più piccola, la Radio Onda Libera, può venire a trasmetterla su, si fa un ordine, si basta comunica. Registrarsi e poi accedere tranquillamente alla sala registrazione, quindi proprio fare la tua trasmissione radio o la tua trasmissione televisiva, quindi a disposizione delle camere. Esatto, c'è l'ufficio stampa europeo, cioè non che sta delegando l'informazione alla comunicazione o alla stampa, ma mette nelle condizioni anche i giornalisti di stare dentro e lavorare da dentro. Cioè, capite quanto è aperto questa istituzione, no? In Italia mi sembra che i giornalisti vengono messi sopra al Parlamento e dall'altro non possono. I parlamentari qui camminano e stanno nella plenaria, poi chiaramente vengono mossi a seconda di quanto, di come i lavori lo consentono. Questa è la pagina dove inviare le domande e le mail. Vi invito a vedere Lezioni d'Europa, cliccate sul video, sulla pagina della home, trovate in alto, vedete il video, la seconda icona, cliccandoci ci sono tutti i video, sono ben fatti, puntano molto sulla comunicazione, puntano molto sull'informazione, puntano molto su costruire la carta, voi vedete, ma quanti soldi spendono? Tanti, ma sono sempre pochi, perché secondo me, perché se questi a noi ancora non ci hanno aiutato, se i video, se la stampa, se i giornalisti, che altro, se i siti non ci aiutano a capire e ad essere più forti dal punto di vista della nostra identità europea, bisognerà comunque ancora continuare. Vedrete che è stato fatto anche altro. Qui vi trovate Lezioni d'Europa, vedetelo, sono bellissimi, cioè tutto quello che ho detto io, ve l'ho detto male, velocemente, lì lo trovate fatto benissimo e tradotto a tutte le lingue. Una cosa che non vi ho detto: all'interno del Parlamento Europeo c'è una truppa gigante e numerosa di traduttori. Questo è fondamentale, perché se ad esempio arriva l'italiano e non ha il deputato, il parlamentare, non ha la traduzione e non comprende, non può partecipare alla vita decisionale dell'istituzione. Quindi i traduttori sono tantissimi e lavorano moltissimo sia sulle traduzioni simultanee, sui documenti, e quindi sono un punto molto importante, un punto chiave. Un'altra cosa carina che è stata fatta sono gli Open Days. L'8 maggio sono le giornate in cui aprono l'istituzione. Se vi capita, forse potete andarci appositamente, ma ricordate che in Parlamento potete entrarci quando volete, basta mandare un'email, c'è il servizio turisti, vi dicono quando
potete venire, vi fanno fare un visito da singoli, in gruppi, quindi non potete venire con quegli assistenti, potete venire con, cioè con gli assistenti, con i deputati che vi invitano, vi fanno venire su, hanno una quota per portare i propri cittadini, come hanno fatto loro, e per cercare di fargli vivere di più l'Europa. Capite quanto tutto questo serve per fare in modo che tutto è rivolto per voi, tutto per i cittadini, per far capire quanto effettivamente sia fondamentale. L'ultima, l'Unione Europea, l'ultima cosa che è nata è il parlamentarium, uno spettacolo, io a me piace, ogni tanto ci vado, perché secondo me ci vuole almeno uno o due giorni, io spero che venite in Europa solamente per assistere alla plenaria interattiva, che è figa, fate il parlamentare per un giorno, che ecco, Stefano ve lo racconta. E è molto bello, insomma, è una cosa che è stata costruita da poco, vi danno un iPhone degli auricolari, poi girate e vi raccontano tutto su dei pannelli che si muovono, si colorano, poi vi siedete, c'è un'aula, una mini plenaria dove ci sono tutti i televisori schermi, tutti i schermi, e praticamente c'è tutto sto video, insomma, come se stesse in aula, è molto bello. E poi chiaramente come avvicinarvi il più possibile con col Parlamento Europeo, ci sono i deputati, potete trovare sempre nel sito come mail, telefoni, quindi potete chiamare in qualsiasi momento, e poi ci sono gli uffici del Parlamento Europeo, dove noi quando siamo in Italia lavoriamo, io e Simona, e i nostri colleghi che si trovano di solito in ogni capitale europea, in Italia sono a Roma e a Milano. Io ho finito, e vi volevo lasciare in due modi. Sono tornato ieri sera da Bruxelles, un viaggio particolare è stato questo. Siamo alla fine di un percorso che ha durato 5 anni, voi direte ma scusa come finisce a maggio, però ci sono elezioni, quindi adesso noi piano piano ci impegneremo un po' più qua piuttosto che là. È stato quasi un viaggio strano perché è come andando un po' indietro nel tempo, mi sono visto quando siamo arrivati all'inizio non comprendevamo nulla, all'inizio ci chiedeva che cosa era il Parlamento o l'Europa, noi non avevamo un po' di idea. Cioè, oggi pure ve lo spieghiamo così e sono proprio contento a spiegarvelo così, da cittadino europeo, non ve lo spiego in nessun altro modo, non da docente, non da nient'altro, da quello che ho vissuto, da quello che ho visto, da quello che racconterò sempre a tutti quanti. E io ho invitato Stefano, che pochi minuti perché altrimenti ci picchiano, di dire a lui quello che ha visto, perché secondo me è quello che dovreste fare voi il giorno dopo. Stefano Stocco è un ragazzo di Cave, se non sbaglio vice, è stato vicepresidente dei giovani dell'Azione Cattolica, quindi è una persona che insomma, si è sempre mossa, non è stato fermo a casa, figlio di tale roba, insomma, almeno quello. E dici tu che hai visto lassù, che non parla male di me. No, io intanto ringrazio Emiliano per l'invito e la scuola sociale lì. E per la possibilità anche di essere stato questi tre giorni a Bruxelles. E la maggior parte di voi mi conosce, e sono di Cave, ho un'azienda da qualche anno qui a Palestrina, e mi sono appuntato qualche cosa perché sarebbero tante le cose da dire, sono stati tre giorni intensi, belli, ci siamo divertiti, ma siamo andati, parlo un po' a nome del gruppo che è partito, consapevoli che stavamo andando lì non tanto per andare in vacanza, ma per capire quanto noi effettivamente facciamo parte dell'Europa, perché Bruxelles sembra tanto lontano, ma Bruxelles non è l'Europa, l'Europa è una questione molto più vicina di quello che sembra. Mi sono appuntato alle cose, scusate leggo, però secondo me è meglio così. All'Europa adesso ecco sono 28 nazioni, 24 lingue. Questo quando sono arrivato, soprattutto l'ultimo giorno, sono rimasto un po' a bocca aperta perché dico ma perché non parlano tutti quanti l'inglese o il francese? Perché spendere il 60% delle risorse economiche vengono spese per la traduzione? Come dice Emiliano, i traduttori sono tantissimi e fanno un lavoro immenso. Perché? Perché leggendo oggi, stavo leggendo i documenti sul Parlamento Europeo, sull'Europa in sé, nella mission c'era scritto il valore, la mission dell'Europa è dare valore alla cultura, preservare le origini e la propria identità. Cioè Europa non significa che noi siamo Europa e scompare la Francia, scompare l'Italia, scompare la Polonia, no. Noi siamo Europa ma allo stesso tempo uno di noi è Italia, uno di noi è Palestina, uno di noi è Cali. E questo
secondo me è difficile, ma allo stesso tempo è fondamentale, perché non si deve perdere, non dobbiamo diventare anonimi. Ognuno deve essere cittadino europeo, ma allo stesso tempo cittadino della propria realtà. Poi io mi domandavo, ma perché a Bruxelles? Non so se è stato detto le volte scorse e così, però effettivamente Bruxelles, anche se sembra che sta tanto a nord, ma sta al centro. E oltre a stare al centro, è una città che, a differenza, ahimè, delle città italiane, a livello strutturale è molto, molto più avanti di noi. Solo una cosa a caso, già la metropolitana, a differenza di Roma, è completamente diversa. Non hai preso i treni? Non ho preso i treni. I treni da Bruxelles, con un'ora e mezza, stai a Parigi, a Londra, a Berlino, qualche minuto di più. Noi con un'ora e mezza, se tutto va bene, stiamo a Roma. E non mi metto a fare il paragone Roma-Palermo, che lì è proprio un'odissea. Poi, come diceva Emiliano, a me è una cosa che mi ha particolarmente fatto riflettere, è la trasparenza. Cioè, io voto il parlamentare X e posso vedere quello che fa giorno dopo giorno. Vedere se si presenta alle commissioni, se si presenta durante le votazioni, quante volte è intervenuto, quanto spende. Voi sapete quanto spende, non lo so, il parlamentare X in Italia? A proposito di questo, c'è un sito, scusa se ti interrompo, guardalo, si chiama Watch Vote. Sì. Guarda il voto. E voi potete andare a vedere ogni parlamentare le presenze, quante volte è stato presente in aula, che voto ha fatto, se è vicino al gruppo oppure è stato per conto suo. È carino una cosa, è uno strumento che ti permette di controllare la cosa. E anche quante volte interviene facendo dichiarazioni scritte o interventi in aula. Quindi è un bello strumento, watchvote.eu. Per esempio, una cosa che quando noi ieri parlavamo con l'onorevole Milana, lui ci diceva che il Parlamento europeo non è che è il nome che fa la differenza, non è che se tu sei il Berlusconi della situazione allora vieni trattato in maniera diversa, è in base a quante volte tu intervieni, a quante volte tu studi, perché lì il parlamentare studia, non è che va là a scaldare la sedia o a prendere i soldi. E un'altra cosa importante, qui vediamo che il presidente della commissione X o il vicepresidente della commissione Y prende una qualcosa in più nello stipendio perché c'ha quel ruolo lì. No, lì il vicepresidente o il presidente della commissione non prende niente di più di un semplice, tra virgolette, parlamentare europeo. Perché? Perché lì la figura del politico è intesa come servizio. E a me sta cosa mi ha stravolto, perché dici, no, e qua, e questo, dici, lì il politico è inteso con la B maiuscola, come servizio, lì sta a servizio. Se tu sei vicepresidente o presidente della commissione non cambia niente, perché sei comunque come gli altri. Scusate, io giro pagina perché poi avete visto con Emiliano tutto il calendario, cioè il parlamentare sa che a dicembre 2014 in quel giorno dovrete stare lì a quell'ora. Io personalmente, per come sono fatto io, mi troverei benissimo, nel senso che se a me mi dicono alle 9 ci stanno le votazioni, io alle 9 sto lì, per me la puntualità è sinonimo di rispetto per le persone che ti stanno attendendo. L'onorevole Milana diceva una volta si è presentata alle 9 e 4 minuti e poi gli hanno detto mi dispiace, noi non ci ho votato, non l'ho mai aspettato. No, alle 9 si vota, alle 9 e 4 è finita, arrivederci. Poi loro lì, confrontandosi con gli assistenti, se c'è un appuntamento alle 10:25, alle 10:25 c'è l'appuntamento, poi l'appuntamento finisce alle 10:34 perché alle 10:36 c'è un altro appuntamento con un'altra persona. Cioè, noi per noi, da italiani, dici vabbè, ci fermano per strada, come stai, come va, tutto quanto, là sfrecciano, come diceva lui, però cioè, veramente non si perde un minuto. Un'altra cosa
per rilegarmi a questo, è che poi naturalmente pensate solamente che essendoci tutti questi traduttori, lì c'è un'organizzazione, cioè sai che se riuniscono alla commissione un francese, un inglese e un polacco, come non è che lì mettono dentro i traduttori a caso, mettono i traduttori francesi, inglese e polacco, quindi pensate che organizzazione che c'è dietro. Poi dentro alla struttura lì a Bruxelles ci sono i vari servizi, c'è anche il supermercato al seminterrato, c'è una palestra, però mi dicevano che non viene mai utilizzata perché si vota fino a mezzanotte, immaginate quando hanno tempo per andare. Questa è una cosa importante. Quando al ristorante al Parlamento italiano un'aragosta costa 2,50 euro, al Parlamento europeo il bar delle persone, i visitatori, un succo di frutta costa 2,50 euro, il bar adibito ai parlamentari costa 3,50 euro, 4 euro, costa di più. L'unico, diciamo, mi diceva l'onorevole Milano, ripeto lui perché io mi sono confrontato con lui, scusate, non è che sto a fare campagna politica, però mi sono confrontato con lui, ci manderebbe. L'unico privilegio che abbiamo dovuto fare perché... L'unico privilegio che loro, tra virgolette, hanno è che, per esempio, se devono andare a un'agenzia viaggi che si trova all'interno e l'operatore è occupato con altre persone, loro passano avanti. Ma perché passano avanti? Perché il deputato costa, il loro tempo costa, quindi passa avanti perché poi deve subito tornare a lavorare. Solo per questo motivo, non perché c'ha delle agevolazioni particolari, perché a noi tutti il parlamentare costa, quindi è meglio che si sbrighi a fare quello che deve fare perché così ritorna subito a lavorare. Però in mezzo rimane a fare la fila anche di loro. Sì. Là è molto più free, nel senso che non è che è così obbligatorio andare in giacca e cravatta, tu ti trovi anche col maglioncino così. La scuola sociopolitica, bisogna ci organizziamo, adesso sentiamo Don Antonello, è andato via, però dobbiamo decidere una data e poi chiedere. Certo. Io per esempio, ecco, mi sono appuntato questo, quando siamo arrivati ieri in Parlamento c'è stato un signore che ci ha spiegato, ha fatto un'introduzione, funzionario, così, funzionario. Ci sono una serie di funzionari adibiti ad accogliere tutti i turisti, davvero, i visitatori, e gli spiegano, diciamo, quello che abbiamo fatto noi, tutta la storia, li portano poi in giro per il Parlamento a vedere i punti più importanti, o meglio, fino alla plenaria li portano, poi non possono andare tanto oltre. Noi pensiamo che l'Europa, ecco, solamente accede ai fondi, oppure attraverso, non so, il mercato del lavoro, così, però è anche attraverso le cose semplici. Si diceva prima che si è votato su quanto spendere per il roaming, 35 centesimi e questo, cioè fino a qualche anno fa, io mi ricordo quando andavo un po' di anni fa in giro in Europa, il telefonino non funzionava. Adesso se tu vai all'estero comunque puoi ricevere, chiamare, sono cose semplici, sono cose quotidiane, però l'Europa è stato anche questo, è tutt'oggi anche questo. E equiparare le figure professionali, un medico può operare anche all'interno di tutta l'Europa, cosa che prima non succedeva, certo certe figure non è possibile proprio, per esempio mi dicevano che la figura dell'architetto come architetto esiste solo in Italia. Questo è un limite, perché non puoi operare in tutta Europa, però attraverso le strade, le indicazioni dell'Europa si starà cercando di raggiungere un certo cosa. Poi per esempio questo mi ha fatto molto ridere, siamo passati su un corridoio dove c'erano tutte statue, e cose costose, così, e ci siamo andati, ma che cos'erano queste? Ecco, il parlamentare europeo non può accettare dei regali di un importo superiore, pensate, alle 75 euro. Sopra le 75 euro è considerato come una tangente, una bustarella, e per questo degrada automaticamente la sua figura. Sopra le 75 euro è successo. Vabbè, pure in Italia. In Italia i regali da 75 euro. Disorganizzato, viene preso con questa cosa qua automaticamente regalo.
cioè per noi è fantascienza, però per farvi capire questi esempi, posso proseguire, cassette postali, ci stanno le cassette postali, che tutto se va a prendere la posta, il Parlamento italiano non succede, ci sta il contavolto, quello e quell'altro. Vabbè, io l'ultima cosa sono, scusate, è solo poi finito. Io l'Europa ce l'ho a casa, cioè io mia moglie è polacca, quindi chi più di me può dire che l'Europa è già dell'Europa, come diceva anche lui. Io con l'azienda dove lavoro io spesso e volentieri mi capita di parlare con i giovani per quanto riguarda, faccio corsi di formazione, soprattutto per l'inserimento nel mondo del lavoro. Quest'anno ho fatto i corsi ai quinti superiori. Con grande rammarico i ragazzi non sentono per niente l'Europa, anzi, bisogna portarlo nelle scuole. Sentono i genitori che dicono era meglio quando c'era la lira. Ragazzi di 18 anni che neanche sanno che cos'era la lira, un altro po'. Quindi diciamo, a me è fatto piacere stare qui stasera e essere un piccolo ambasciatore dell'Europa. Sicuramente questo viaggio mi ha permesso di sottolineare più l'importanza e di quanto è bello e essere più consapevoli dell'Europa. Mi fermo qua, non vado oltre, perché così grazie Stefano. Non vi muovete, un secondo solo, questo non lo deve fare per me come regalo. Allora, prima cosa, ho detto ieri a Stefano di venire sull'aereo. Mi ha scritto, se volete vedere il messaggio, ciao, allora ho confermato che stasera 20:45 io, certo, ci vediamo in Puglia, per dirvi che ci siamo organizzati. E questo non ve lo dico perché vorrei giustificarmi, no, l'ha detto da solo, ma perché questo è proprio, penso anche per Simona, è quello che più ci appaga. Cioè, lui ha fatto da solo, ha detto tutta una serie di cose che ha visto lì e quindi significa che funziona questo strumento. Quindi noi ve l'abbiamo raccontato parlando in modo formale, diciamo, con questi quello che abbiamo utilizzato sino ad ora, testi, libri, eccetera, eccetera, con un racconto, una testimonianza dal vivo. Io poi mi sono divertito a fare anche questa cosetta che non ho pensato, che stavo lì e ho pensato che io mi riferisco sempre al Tiro Spinelli. Era come se stavo parlando con il Tiro Spinelli prima di salutare il Parlamento, ci ritornerò sicuramente, ne sono certo, però era come se quest'anno lo stavo salutando e lo stavo parlando con Spinelli, e ve l'ho costruito con una serie di video e riprese che ho fatto col telefonino e ho preso un testo specifico che poi vi dico perché. Tanto non parte, però. È dal 2009 che sono in viaggio, dall'Italia al Belgio, da Charleroi a Bruxelles, per restare della città sino ad ogni angolo del Parlamento Europeo. Inizialmente mi sembrava di essere diverso, camminavo, correvo, mi incontravo con altri europei, gli altri, confronti, studi, tante e tante continuo, ma sempre con la sensazione di non aver mai la metà. Invece no, solo in seguito, grazie a questo testo, compresi quale fosse l'obiettivo. L'obiettivo ancora da raggiungere e che chiede a tutti ancora molto impegno. Il testo che mi venne in soccorso diceva: non avevo finita la mia opera. L'Europa sarebbe diventata di fatto un popolo solo. Viaggiando, ognuno si sarebbe sentito nella patria comune. Tale unione dovrà venire un giorno o l'altro per forza di eventi. Il primo impulso è stato dato e dopo il crollo e dopo la sparizione del mio sistema, io credo che non sarà più possibile altro che vivere in Europa se non la legge dei popoli. Abbiamo bisogno di una legge europea, di una corte di cassazione europea, di un sistema monetario unico, di pesi, di misure uguali. Abbiamo bisogno delle stesse leggi per tutta Europa. Avrei voluto fare di tutti i popoli europei un unico popolo. L'Europa non è più una tana in latte. Quello che vuole ottenere a forza quei suoi 800.000 uomini dovrà un giorno fondersi, spintoli dalla ragione e dalla necessità, in un patto spontaneo. Un giorno da tutti quei popoli ne nascerà un popolo solo. Ecco l'unica soluzione che mi piace. La soluzione di Napoleone Bonaparte, che è stata trovata nei memorali di San Bernard nel 1826, piace anche a me, caro Spinelli. E ti assicuro che io ce la sto mettendo tutta per cercare di costruire quel grande sogno che tu, dopo Napoleone, dopo i drammatici fatti della seconda guerra mondiale, avete tentato di costruire. E nonostante il periodo, ti assicuro che siamo ancora in tante. Questo era il testo di Napoleone Bonaparte quando venne
rinchiuso a Sant'Elena. Pensate, Napoleone pensava ad un'unione unita. L'abbiamo visto in ogni forma. Napoleone era un belino, era uno che ne ha viste di cotte e di crude, ha ucciso tanto. Però nel male o nel bene c'era chi credeva, insieme poi a tanti altri, come Spinelli, quelli bravi, quelli buoni, pacifisti, comunque c'era la voglia di costruire un'Unione Europea. Io penso che con Simona, chi ci è venuto e chi ci andrà, noi abbiamo una responsabilità, continuare in tempo di pace a costruire l'Unione Europea. Io l'ho detto lì, ero io quello che l'ho detto, che lo diceva Spinelli, spero che glielo direte anche voi. Provate a immaginare quanta gente mi ha preso in giro mentre mi riprendevano, io che stavo davanti a Spinelli, dicevo così, però penso che era stato un gioco così carino per farlo con voi. Okay, grazie.